vogliono con noi anche Massimo De Rosa e Mario Di Stefano della Camera dei Deputati. Dunque, il motivo per cui oggi vogliamo approfondire questo tema è legato anche a un fatto, è la necessità di parlare, di approfondire di questi temi è sempre più impellente e non solo, è sempre più necessario ed è sempre più una spinta da parte della società civile di interessarsi a ciò che avviene chiaramente nelle nostre vite, nella nostra vita quotidiana. Il cambiamento anche che viviamo al giorno d'oggi, il fatto di siamo parte chiaramente, siamo già in un mondo globalizzato in cui la società delle informazioni, questa information society chiaramente pervade la nostra vita quotidiana e quindi è normale che ci sia una forte attenzione a temi di questo tipo. Io magari lascio subito la parola a Tiziana che ci racconterà un po' più da vicino cosa avviene, cosa lei stessa sta vivendo nella Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo, e poi avremo anche appunto dei contributi da parte nostra per quanto riguarda i risvolti ambientali che questo trattato potrà portare a noi cittadini europei. Ti lascio la parola. Grazie e grazie anche per chi questa giornata ha organizzato, perché veramente parlare di TTIP in questo momento è fondamentale e veramente molto importante, perché nessun altro lo fa, quindi molto poco se ne parla sui media, è abbastanza ovvio, è normale che siamo abbastanza abituati a questo tipo di atteggiamento rispetto alle cose che poi hanno un impatto più gravoso sui cittadini e sulla società in generale. E se ne parla facendo una propaganda senza argomenti. Quindi la cosa che invece è fondamentale è che noi ne parliamo e soprattutto che diffondiamo il messaggio sul TTIP a più persone possibili. Quindi lo scopo di questa giornata dovrebbe essere quello di trasferire nel modo più semplice possibile informazioni, che poi sono anche molto tecniche, per poter a nostra volta diffondere il più possibile. Io no, ho già introdotto la questo trattato di libero scambio che nasce fondamentalmente da una prassi ormai consolidata di aperture commerciali bilaterali e multilaterali già da tempo. Sappiamo già che ha lavorato l'Organizzazione Mondiale del Commercio tantissimo, no, per aprire il più possibile il commercio, nell'idea che il liberismo più sfrenato porta le aziende a diventare più efficienti, competizione porta a maggiore efficienza. Il TTIP si inserisce in questo contesto dove in realtà c'è una leadership fortemente statunitense, e perché? Perché fondamentalmente gli Stati Uniti, adesso io non approfondisco tanto le questioni geopolitiche, ma tanto per dare un quadro, gli Stati Uniti stanno negoziando contemporaneamente due trattati di libero scambio, uno con l'Europa, che se fosse siglato diventerebbe il più grosso mercato di libero scambio sul pianeta, con oltre il 40% di scambi commerciali totali. Ma contemporaneamente ne sta negoziando uno con la parte del Pacifico, il TPP, Trans-Pacific Partnership, con 12 paesi, escluso la Cina, proprio per creare Europa e paesi appunto del fronte più asiatico, una grossa opposizione all'importanza sempre maggiore dei paesi emergenti del BRICS, Brasile, Russia, India e Cina, che hanno la grossa colpa di non commerciare più il dollaro. Quindi questo è una delle motivazioni. Il TTIP non ha una motivazione di tipo economico, nonostante sia un trattato di libero scambio, per esplicita ammissione delle parti contraenti, non per ultimo il nostro sottosegretario Gozzi, che rappresentava Renzi, quindi la presidenza italiana nel semestre italiano, ma ha una valenza esclusivamente di tipo politico. Tuttavia ha
come alleati le aziende, le corporation che trarranno da questo trattato di libero scambio grandissimi benefici. Perché noi ne dobbiamo parlare? Perché avrà un impatto rilevantissimo su di noi per tre motivi fondamentali. Prima di tutto dal punto di vista economico. Viene spacciato come la grossa occasione per l'Italia, questo in Italia, ma in generale anche per altri paesi europei, per uscire dalla crisi, a torto. In realtà avrà delle conseguenze sia dal punto di vista economico e poi quindi sociale sul lavoro, eccetera, enormi. Avrà un impatto devastante per quel che riguarda l'abbassamento degli standard per la tutela della salute dei consumatori e per l'impatto ambientale, e non da ultimo avrà un impatto notevole su quella che è la nostra sovranità e il nostro diritto di legiferare. Non vi parlerò di tutto, altrimenti monopolizzo la questione. Mi soffermo un attimo sulla parte economica, poi di quella mentale ovviamente parleranno tutti i miei colleghi e magari approfondiranno la parte geopolitica. Allora, perché vi parlo di quello economico? Beh, intanto io mi occupo di TTIP come argomento principale di tutto il mio mandato da quando mi sono insediata, perché sono vice coordinatore della Commissione Commercio Internazionale, che è titolare del dossier TTIP. Quindi faccio parte del gruppo di monitoraggio insieme a sei miei colleghi, cioè gli altri gruppi politici europei, uno per ogni gruppo politico, e alcuni presidenti di commissione. Gruppo di monitoraggio significa che seguiamo da vicino i lavori del TTIP. E seguiamo anche quella parte, tra virgolette, più segreta, perché il TTIP, una delle sue caratteristiche, è quella che dall'inizio è stato condotto nella più totale segretezza, cioè trasparenza zero. Nessuno poteva sapere, e può, a dire la verità, ancora oggi sapere, che cosa effettivamente si dicono le due parti che contrattano, che sono, da una parte, chiaramente esponente del congresso americano, e dall'altra un esponente della Commissione europea, non del Parlamento che noi oggi rappresentiamo, ma dell'organo esecutivo delle istituzioni europee. Loro lo fanno nella totale segretezza, hanno, dietro nostra sollecitazione di altri gruppi in Europa, risposto a una domanda di maggior trasparenza, proprio per tutelare l'interesse delle parti per noi più deboli, che fondamentalmente i consumatori. Hanno manifestato una certa apertura in modo anche un po' come dire, un po' uno specchietto per le allodole, perché la questione della trasparenza è molto importante. Il Parlamento europeo nel 2012 ha bloccato un altro trattato, per esempio anche sulla proprietà intellettuale, proprio perché è considerato troppo segreto e perché non venivano date abbastanza informazioni. Allora, secondo me, un po' per paura di questo motivo, hanno iniziato un processo di farsa, veramente falsa trasparenza, con cui hanno coinvolto un maggior numero di parlamentari nella lettura dei testi consolidati, considerati segreti, e poi vabbè, la famosa sparata del governo Renzi, per cui è stato reso noto il mandato negoziale ad ottobre. In realtà il mandato negoziale, ossia il documento con cui il Consiglio d'Europa dava in carico alla Commissione Europea di negoziare definendo i contorni, esisteva in una versione leaked su internet già da un anno e mezzo, quindi tutti noi sapevamo esattamente di che cosa si trattasse. Quindi vedete che si tratta semplicemente di trasparenza formale. Bene, quindi il problema della trasparenza è ancora di attualità nella sostanza, se non nella forma, perché in realtà ciò che noi possiamo leggere sono soltanto i punti fermi che sono riusciti a stabilire, ma non sono comunque definitivi, ma solo dal punto di vista europeo, cioè solo le richieste europee. Ciò che rispondono gli americani noi non lo possiamo sapere, non c'è dato assolutamente possibilità di conoscere. Se facciamo per esempio una domanda su chi sta, su chi fa degli incontri, chi sta portando avanti i negoziati, ci rispondono con il nome dell'azienda, del lobbista che ha fatto l'incontro appunto con i commissari che sono delegati alla negoziazione, e poi sbianchettano tutto il contenuto. E non da ultimo ho anche scoperto che alcuni dossier che noi vengono inviati firmando con il sangue, giurando che se divulgiamo anche soltanto una minima cosa saremo sottoposti a come minimo pene che veramente rasentano la follia. Eppure, pensate, io magari posso leggere un capitolo chimico molto tecnico, ma mi mancano allegati molto importanti, e poi scopro, parlando con un lobbista della Procter & Gamble, che lui quegli allegati li ha.
quindi vedete che la trasparenza formale che loro tanto stanno sbandierando in realtà è molto fittizia, è semplicemente uno specchietto per le loro per dire ma no, noi vi veniamo incontro e vi diciamo di che cosa parla di lui. Parliamo invece della cosa importante, il punto di vista economico. Il DIT viene spacciato come la panacea di tutti i mali, la soluzione della crisi. Ora, posto che la crisi può avere origini commerciali, che si perdono un po' però nei decenni passati, in questo momento la crisi che noi stiamo vivendo è una crisi tipicamente finanziaria e monetaria. Di sicuro non è una crisi di tipo commerciale, quindi andare a cercare una soluzione nel commercio è già una contraddizione in termini. Ma anche se così fosse, di sicuro la soluzione non può essere un trattato di libero scambio. Il trattato di libero scambio che cosa vuol dire? Vuol dire che si vogliono abolire la maggior parte dei dazi tra le due sponde dell'Atlantico, che dovrebbe anche essere positivo da un certo punto di vista, nel senso che noi non abbiamo più dazi per le merci americane e loro aumentano più dazi alle nostre. Ma in realtà vuol dire anche abolizione del maggior numero possibile di barriere non tariffarie, cioè di tutte quelle regole che impediscono il libero commercio. Ce ne sono tante, perché chi produce in Europa secondo i parametri e le regolamentazioni europee non può immediatamente esportare negli Stati Uniti, ma soprattutto è vero il contrario. Cioè chi sta facendo produzione negli Stati Uniti non può immediatamente importare i suoi prodotti in Europa. Questo perché abbiamo due principi, di cui forse ci parlerà più avanti, no, ma completamente differenti. Però è importante per me dare un accenno di questa cosa perché mi spiega perché in realtà non avremo dei benefici economici da questa apertura indiscriminata dei due mercati. Allora, oggi un'azienda che vuole vendere in Europa, una multinazionale, deve necessariamente avere delle linee di produzione specifiche per l'Europa. Molto spesso, e questa è anche una delle scuse per cui ci dicono che in realtà non è un trattato per le multinazionali, molto spesso le multinazionali hanno sede qui da noi e producono qui da noi. Infatti non è vero che, come qualcuno dice, ma noi abbiamo già un mercato pieno di beni e prodotti americani, quindi il TTIP non è che servirà più di tanto. Verissimo, la Coca-Cola ce l'abbiamo già, la Madonna ce l'abbiamo già, tantissime cose americane noi le abbiamo, ma in realtà non sono tutte. E comunque la maggior parte delle multinazionali, se vogliono produrre in Europa, hanno una sede in Europa. Con il TTIP potrebbero semplicemente delocalizzare, riportarsi a casa o riportare casomai in Oriente, dove stanno già trattando, negoziando un altro trattato, dove il costo del lavoro è molto più basso, dove le tutele sono molto più basse, perché non avrebbero più nessun impedimento a importare, a esportare, dal loro punto di vista, importare dal nostro punto di vista, beni e servizi da noi. Quindi questa è una grandissima bugia, che le multinazionali non trarranno beneficio dal TTIP. Infatti i consulenti e i negoziatori non sono mica rappresentanti delle piccole e medie aziende o rappresentanti di parti sociali, i consulenti e i negoziatori sono le società che fanno parte del Trans Business Council, cioè un'associazione delle più grandi multinazionali del pianeta, che avranno grandissimi benefici dal TTIP nella misura in cui si abbasseranno gli standard regolamentari, si abbasseranno le tutele nel mercato del lavoro, abbiamo già avuto il Jobs Act, è soltanto un anticipo di quello che sarà il mercato per le grandi multinazionali. Piccole e medie imprese, capito? Piccole e medie imprese dicono no, sarà una grande possibilità per le piccole e medie imprese, perché a fronte della grande crisi che c'è in questo momento gli si aprirà il mercato americano. Io ve lo dico da consulente aziendale, da quello che facevo prima di essere eletta portavoce al Parlamento europeo. È sicuro che alcune aziende europee, anche per le piccole e medie imprese, avranno dei benefici dal TTIP, ma saranno esclusivamente quelle che negli Stati Uniti un mercato consolidato già ce l'hanno. Allora, se un'azienda sta già esportando negli Stati Uniti e a seguito di questo trattato di libero scambio lo potrà fare spendendo qualche euro o qualche soldo in meno, beh, sicuramente avrà dei benefici, ma guardate che le aziende che stanno esportando negli Stati Uniti non è che siano poi così tante, tanto meno in Italia, sono sempre le solite note. Per quelle che invece non stanno esportando negli Stati Uniti, da oggi a domani non si inventa un mercato degli Stati Uniti, indipendentemente dalle regolamentazioni che ci sono. Perché per poter aprire un mercato negli Stati Uniti tu devi avere una rete commerciale
commerciale di un certo tipo, che non è la stessa che funziona in Europa o che funziona in Italia. Devi avere delle trature, devi avere soprattutto tanti capitali a disposizione per poterti creare questa entratura commerciale. Il sistema commerciale degli Stati Uniti, il sistema commerciale italiano e anche europeo sono profondamente differenti. Quindi non è che dall'oggi al domani noi semplicemente abolendo le barriere non tariffarie dall'oggi al domani avremo il mercato. Sicuramente ci saranno aziende che ne beneficeranno, alcune. Le aziende che più esportano negli Stati Uniti sono, nell'ordine, per il 20% aziende del settore di produzione di macchinari, macchine utensili, cioè un certo tipo di automazione, di robotica e così via. E per il 20% sto parlando dell'Italia. Per il 15% moda, settore del lusso in generale, un 5-6% l'agroalimentare, e queste aziende si stima che avranno dei benefici. Allora, per quel che riguarda il settore delle macchine utensili, dell'automazione in generale, che io peraltro conosco benissimo, vi posso assicurare che avranno dei benefici in termini proprio di costi di produzione. Produrre per l'Europa, produrre per gli Stati Uniti comporta una differenziazione di alcuni protocolli elettrici, pneumatici, eccetera, che sicuramente in termini di risparmio per le aziende sarà un beneficio, nessuno dice di no, ma questo non significa che ne venderanno di più. Cioè, vendere una macchina in più dipende dalla domanda che c'è poi negli Stati Uniti, non da quanto io spendo semplicemente per produrla, perché il fatto che io produca a un costo inferiore mi potrebbe consentire di essere più concorrenziale sul prezzo se i miei concorrenti fossero americani o extraeuropei. Guarda caso, nel settore delle macchine utensili, i concorrenti, per esempio, dell'Italia sono i tedeschi, che beneficeranno delle stesse identiche agevolazioni. Quindi il mercato rimane praticamente inalterato. Non più quota di mercato significa non più occupazione, non più persone assunte. Quindi capite che non c'è nessun reale beneficio per tutta la collettività, per certa industria forse. Lo stesso vale per l'agroalimentare, eccetera. Ora, queste cose potrebbero sembrarvi dette da me, che posso essere nessuno. Io mi fido di quella che è un po' la mia esperienza e di quello che ho studiato. Però vorrei farvi ragionare sul fatto che sempre prima di un trattato la commissione deve fare una cosa che si chiama studio di impatto, cioè commissionare uno studio in cui si valutano gli effetti di questo tipo di trattato. Bene, lo studio di impatto della Commissione europea, peraltro non indipendente, perché il CEPR, cioè il Comitato per le politiche europee, che questo tipo di studi svolge sempre lo stesso e fondamentalmente sono sempre gli stessi funzionari, però pur non essendo indipendente dice delle cose molto importanti. La cosa più importante che dice è che nella migliore delle ipotesi, e per migliore si intende abolizione dell'80% delle barriere non tariffarie, quindi migliore poi bisogna anche stabilire per chi, avremo un aumento del PIL europeo dello 0,5% in 10 anni, dal 2017 al 2027. Lo 0,5% in 10 anni è un errore statistico, cioè talmente piccolo che è un errore statistico fondamentalmente. Quindi questi stanno barattando la salute dei nostri consumatori, cioè la salute delle nostre aziende, piccole e medie aziende, per un risultato economico minimo. Quello che dice anche questo studio è che però nel breve periodo si perderanno 1.300.000 posti di lavoro, e questo lo dice molto chiaramente. In realtà non dice proprio 1.300.000, ti dice delle percentuali, però siccome i calcoli li sappiamo ancora fare tutti, se neanche non sappiamo fare usando le calcolatrici, il numero poi è bello forte, bello grande, che viene a grandi caratteri, è 1.300.000 posti di lavoro. Però non dice in quanto tempo questi 1.300.000 posti di lavoro saranno riassorbiti, perché vige la legge della compensazione, e neanche dove. Cioè, fondamentalmente per l'Unione Europea va benissimo se uccidiamo una filiera commerciale, industriale o produttiva in Italia e creiamo invece un surplus, per esempio, non diciamo la Germania perché sono sempre completisti, per esempio in Africa. Andrebbe benissimo, fatto salvo poi dire a tutti gli operai delle aziende che hanno chiuso in Piemonte o in Liguria o in Lombardia o in Campania, che però se vogliono, magari loro stanno facendo i carpentieri, però se vogliono possono andare a fare i ragionieri in Austria. Capite che è una cosa che è folle, che non ha senso. Eppure questo è il modo in cui vengono portati avanti gli studi della Commissione europea. Studi di altro tipo ci dicono invece che perderemo
ben più di 1 milione di posti di lavoro, ma non prendiamo in considerazione perché non sono quelli ufficiali, anche se magari a farli è un autorevole università come quella del Massachusetts negli Stati Uniti. Altri studi, sempre autorevoli, invece ci dicono una cosa importante, per autorevoli intendo la Camera di Commercio austriaca. Ci dicono che il 40% del commercio intracomunitario sarà sostituito da quello oltreoceano, ed è lì che va a scalarsi. Perché la maggior parte delle nostre piccole e medie aziende, ricordo che sono il 97% delle aziende italiane, quindi praticamente tutte le nostre aziende sono piccole e medie aziende. Poi ci sono alcuni grossi gruppi industriali. Beh, il 40% del commercio intracomunitario significa che una buona parte di queste aziende non è che andrà in difficoltà, ma chiuderà. Perché per una piccola e media azienda, per piccola e media azienda, anche qui ci dovremmo intendere sul significato, perché la definizione ci dice che sono aziende fino a 250 dipendenti e 40 milioni di euro di fatturato. In realtà quante ce ne sono di queste dimensioni? Quante sono invece le piccole e medie aziende da noi che arrivano a 25, 30 dipendenti e di milioni di fatturato ne fanno molti meno? Quasi tutte, diciamo una buona percentuale. Beh, per queste aziende perdere il commercio intercomunitario significa perdere quasi la metà del proprio fatturato. Stiamo parlando di aziende che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, che devono decidere se pagare i dipendenti o pagare i contributi. Ma voi immaginate che cosa significa perdere il 40% degli ordini? Ecco, questo è quello che da un punto di vista economico il governo Renzi in questo momento ci sta spacciando come una grandissima opportunità per non rimanere isolati. Beh, personalmente io penso che valga la pena di rimanere isolati per una cosa di questo tipo. Il problema è che molti imprenditori, anche stressati nelle condizioni in cui vivono, tendono a credere alle false speranze e alle false promesse e ad agganciarsi a qualunque cosa gli venga detta. In realtà dal punto di vista economico questa sarà veramente, e non lo dico soltanto io, lo dicono degli economisti ben più esperti di me, sarà veramente un grossissimo problema che avrà degli impatti con la sua vita sociale di ognuno di noi veramente devastanti. Adesso passo la parola magari a qualcuno che mi parla dell'aspetto delle barriere non tariffarie, quindi dell'impatto sulla salute e sui consumatori, che se non sono altrettanto drammatiche forse lo sono anche in più. Grazie. Diversi, di due approcci diversi alla valutazione del rischio.
Negli Stati Uniti, infatti, non è presente questo principio e anzi, al contrario, l'onere della prova sta al mercato, sostanzialmente. Quindi un prodotto è sicuro fin tanto che non si prova al contrario. Questo è chiaramente, come potete capire, un approccio completamente diverso nel definire la sicurezza di un determinato prodotto, di un alimento, di una sostanza chimica. E vengono da alcuni esempi anche molto pratici, molto concreti. I cosmetici. Gli stessi cosmetici in Europa e in Unione Europea seguono una serie di valutazioni e devono essere sostanze registrate e autorizzate prima di essere appunto messe sul mercato, cosa che non avviene negli Stati Uniti, ed abbiamo addirittura una differenza abissale per quanto riguarda il numero di sostanze che sono bandite. In Unione Europea 1300 sostanze non possono essere utilizzate, negli Stati Uniti sono solo una ventina, neanche una ventina. Quindi questo dà l'idea, chiaramente già questi numeri ci danno l'idea di come un approccio completamente diverso può avere una ricaduta su quelli che è, su quella che è la sicurezza per la salute umana. Questo appunto è un esempio, ma ve ne sono molti altri, come per esempio gli OGM. Gli OGM sono appunto organismi geneticamente modificati che negli Stati Uniti sono diffusi e anzi ormai sono diventati una larghissima parte delle sementi utilizzate per la coltivazione di prodotti agricoli, e l'OGM viene considerato alla stessa stregua del prodotto naturale, del convenzionale, per un principio che appunto si identifica come sostanziale equivalenza, quindi si ha la stessa identica lo stesso prodotto sostanzialmente. In Europa le cose sono ben diverse. Esiste un'agenzia che con una serie di procedimenti processi appunto valuta l'eventuale emissione sul mercato e la coltivazione solo la coltivazione di prodotti OGM, di piante geneticamente modificate, ed in Europa ad oggi sono soltanto due gli organismi geneticamente modificati che coltiviamo, che peraltro vengono coltivati proprio in Spagna e, se non ricordo male, in Romania. D'altro canto esistono svariate motivazioni per cui chiaramente mantenere una soglia molto alta di allerta per questo tipo di sostanze, tanto più che proprio a inizio anno il Parlamento si è espresso per una revisione della direttiva che consente agli Stati di vietare la coltivazione sul proprio territorio. È una direttiva che in qualche maniera è stato risultato di negoziazioni molto lunghe, e dove io non vi nego, sono stata relatore ombra per questo dossier negli ultimi mesi, non vi nego la presenza fortissima di alcuni paesi, in particolar modo della Gran Bretagna, con addirittura la presenza fisica di ambasciatori e di diciamo rappresentanti che altro non facevano che fare pressione per una liberalizzazione, perché chiaramente stiamo parlando di un settore molto interessante per talune aziende. Le aziende biotech sono quelle che ad oggi hanno una larghissima fetta di mercato e che hanno tutte le intenzioni di aumentare chiaramente quelli che possono essere i loro guadagni nell'avere un nuovo mercato come quello dell'Unione Europea, nel quale poter commercializzare e coltivare i propri prodotti geneticamente modificati. Quindi si parla chiaramente anche qui di aziende, di colossi, e veramente è stato molto
molto strano, ecco, avere e vedere queste persone che facevano veramente lobby in una sfrenata, quindi un ambasciatore degli UK che partecipava a queste riunioni del tavolo di negoziazione per la revisione della direttiva. E non vi dico quando chiaramente la direttiva è passata ed si è raggiunto l'accordo, il sorriso che aveva questo signore da un capo all'altro della bocca nel sapere, nell'aver capito che chiaramente c'erano ampi margini per poter liberalizzare in qualche maniera la coltivazione di OGM anche in Unione Europea. E, dunque, esistono però svariati studi e svariati report che ci dicono chiaramente che queste grosse multinazionali hanno tutto l'interesse appunto a continuare su questa strada e che la liberalizzazione è chiaramente una delle ambizioni più grandi che stanno perseguendo e che quindi all'interno del trattato TTIP vengono ancora più rimarcate e rese pericolose sicuramente dal nostro punto di vista. Per trovarci da un momento all'altro chiaramente invasi nel nostro mercato di prodotti OGM, quando noi in Italia peraltro abbiamo l'obbligo di morale di dover proteggere la nostra biodiversità e le peculiarità che ha chiaramente il nostro settore agroalimentare, ecco, insomma, mi pare assolutamente allucinante pensare di andare in un'altra direzione. Un'altra direzione peraltro che quella degli OGM, che è puramente imposta da un modello di sviluppo che è completamente lontano da quello che è invece il bisogno attuale. Quindi ci parlano di una crescita, di una necessità di maggiore produzione per soddisfare una maggiore richiesta, ma in realtà non si tratta di questo, si tratta semplicemente invece di razionalizzare quello che è già la produzione attuale e anzi di migliorarla. Esistono, per tornare sempre al TTIP, svariati altri ambiti in cui il trattato può risultare molto pericoloso, come per esempio anche nella carne clonata, o meglio, anche qui negli Stati Uniti la carne clonata è considerata lo stesso pari della carne degli animali naturali, mettiamola così, quando chiaramente invece in Europa questo non avviene e non solo esistono svariati, non esistono sostanzialmente delle prove scientifiche, dei dati, delle ricerche scientifiche certe che ci possano dire che la carne clonata non ha ripercussioni sulla salute umana e anzi esistono però degli studi invece che dicono altro e dicono che la progenie degli animali clonati soffre di diverse patologie e più inclina a una serie di malfunzionamenti e di problemi. Quindi lungi dal poter considerare la carne clonata alla stregua di una carne di un animale naturalmente allevato, chiaramente è un altro di quegli ambiti in cui la preoccupazione è molto alta. Inoltre, appunto, un altro dei punti più controversi è legato all'uso di sostanze chimiche per lavare questa carne, soprattutto nel settore della carne del pollame, dove negli Stati Uniti questa viene lavata con biossido di cloro e con sostanze chimiche per renderla igienizzata. Al contrario, nell'Unione Europea questo è assolutamente bandito, vengono utilizzate altre tecniche, semplicemente anche l'acqua, ma soprattutto viene seguito un altro principio, che è un principio di prevenzione e di controllo di tutta la fase produttiva, della catena produttiva dell'alimento, chiaramente in questo caso del pollame, che quindi non può, deve essere assolutamente sicura e certificata. Infatti in Unione Europea si usa dire from farm to fork, quindi dalla fattoria alla forchetta, e il processo, l'intera catena deve essere trasparente, deve seguire una serie di passaggi di igiene.
E quindi anche qui l'approccio è totalmente diverso. Questi sono tutti ambiti in cui chiaramente la preoccupazione degli europei e di diverse peraltro ONG e delle associazioni dei consumatori fanno chiaramente leva per alzare il più possibile l'attenzione in fase di negoziazione. Io direi lascio la parola al collega che può sicuramente approfondire altri temi più appunto legati alla sicurezza della tutela del consumatore. Grazie. Io sono Marco Zullo, sono titolare della Commissione Agricoltura e della Commissione Mercato Interno, quindi quello che si occupa della tutela del consumatore. In sostanza, un primo concetto da chiarire, perché poi è alla base anche dei ragionamenti che abbiamo fatto adesso, è la definizione di mercato interno. Quando parliamo di mercato interno, noi facciamo riferimento al mercato europeo e quindi il compito della Commissione piuttosto che del Parlamento è quello di portare un vantaggio a questo livello. Quindi, dal punto di vista europeo, favorire paese membro a scapito di un altro viene considerato complessivamente può essere considerato un passaggio positivo, perché globalmente l'Europa tutta ne guadagna. E questo cosa c'entra con TTIP? C'entra perché se parliamo soprattutto del settore agricolo c'è uno studio stesso del Parlamento che evidenzia come questo trattato per il settore agricolo sia deleterio, sia devastante. Sono certe le grandi perdite che avremo e si suppone solo che ci potrebbero essere sotto alcune condizioni delle possibilità di crescita. Io sono rimasto un po' sorpreso quando ho letto questo report del Parlamento e dico, ma cavolo, tu Parlamento, tu Commissione, sapete che questo tipo di accordo non ci porta del bene, eppure andate avanti. Allora mi sono permesso di fare questa domanda al commissario Hogan, il commissario alle politiche agricole europee, e la sua risposta è stata abbastanza spiazzante, perché molto candidamente mi ha detto: per un settore che ne perde ce n'è un altro che ne guadagna. Quindi questo è l'approccio medio che noi ogni giorno dobbiamo affrontare in Europa, che non è un approccio che veda ogni Stato membro come un'opportunità per il sistema tutto. Quindi noi immaginiamo un'Europa che esiste nel senso di comunità, per cui un vicino aiuta l'altro e non si entra continuamente in una concorrenza che poi di fatto diventa una concorrenza sleale. Ma questo purtroppo è lo stato di fatto. Allora, se andiamo ad analizzare un po' i dati che ho citati anche prima Tiziana, il comparto agricolo nel TTIP occupa un ruolo veramente minoritario in termini di movimentazione economica. Stiamo sempre parlando di cifre importanti, perché sono grosso modo una quindicina di miliardi di euro, però nel complesso l'agricoltura ha un ruolo secondario. Qual è il ruolo più pesante? È quello industriale. Allora, come si diceva prima, si svende l'agricoltura per far guadagnare il settore industriale, ma chi all'interno del settore industriale ne trarrà vantaggio? Non quello italiano, ma mediamente quello tedesco. Quindi questo trattato di fatto torna ad essere un gioco di politico di equilibri, dove chi dal punto di vista europeo ha un maggior peso avrà il meglio a discapito degli altri. Quindi non è un trattato che serve a rendere forte l'Europa nel suo complesso, ma probabilmente serve a rafforzare qualche posizione all'interno del sistema europeo. E questo, diciamo, dal punto di vista geopolitico. Se andiamo avanti con questo tipo di analisi, dobbiamo andare a vedere i consumatori, che ruolo poi occuperanno in questo contesto. Allora, il trattato di fatto è un accordo,
è un accordo tra due sistemi diversi che abbiamo appena, sono appena stati descritti. Un sistema americano, che permettete, definiamo un po' più lasco, più permissivo, e un sistema europeo che invece è più rigido, ma è una rigidità che è legata al fatto di tutelare il consumatore. Ora, se abbiamo questo livello di sistemi così diversi e dobbiamo trovare un accordo, molto banalmente possiamo immaginare che chi ha un sistema più lasco probabilmente dovrà irrigidirlo un po', ma chi ha un sistema sicuro come quello europeo dovrà necessariamente trovare un accordo, cedere su quei punti che abbiamo visto non sono solo economici, sono punti che poi avranno una ripercussione sul cittadino in termini di sicurezza e garanzia. Quindi anche in questo caso i presupposti per questo tipo di accordo non sono positivi, non sono positivi, perché se poi andiamo ad analizzare anche i numeri possiamo vedere come all'interno dei vari flussi import-export noi siamo già forti su alcune questioni, anche sul settore industriale per tanti versi, sul settore elettronico, sul settore agricolo abbiamo dei punti in cui possiamo migliorare e portare a casa un grande risultato, però il problema non sono appunto i dazi, ma sono tutte quelle barriere non commerciali, e purtroppo noi stiamo pagando pesantemente una non capacità a livello sia di stati membri che a livello europeo di fare rete, di organizzarci. Se noi riuscissimo a fare veramente squadra a livello nazionale e a livello europeo, avremmo la capacità, avremmo i mezzi per portare i nostri prodotti negli Stati Uniti, prodotti che avrebbero, possono avere un grande mercato, perché sono prodotti che puntano sulla qualità, puntano su tutte quelle peculiarità che il sistema globale, globalizzato, non ci può portare via. Invece, come succede sempre anche nel settore agricolo, la politica europea punta ad uniformare, ad abbassare la qualità, pensando che noi si possa competere solo sul fattore prezzo. Il risultato di questa politica è, per esempio, il grande dramma che stiamo vivendo a livello, diciamo, di quote latte, di produzione del latte. A livello europeo si è puntato sempre ad un abbassamento del prezzo del latte pensando di poter essere competitivi sul mercato, ma noi non possiamo essere competitivi sul prezzo perché ci confrontiamo con altri interlocutori dove la salute del cittadino, la sicurezza del cittadino e la tutela dell'ambiente non vengono pesate nel modo opportuno. Quindi stiamo entrando in un settore dove perderemo, dove non avremo i mezzi per poter competere. E anche le discussioni che noi andiamo a affrontare all'interno delle commissioni cercano di, oltre ad ingannare, dicendo che stiamo perdendo, possibilmente stiamo perdendo una grandissima opportunità, cercano poi di giocare anche con le parole. Io adesso cercherò di spiegare un principio che è fondamentale, messo nella commissione mercato interno, ed è letteralmente un gioco di parole che, se non trattato con la dovuta cautela, ci porterà a una situazione molto disastrosa. Stiamo parlando, come dicevo prima, di due sistemi diversi. Nei sistemi sono presenti delle regole, diciamo delle norme a livello legislativo, e degli standard. Gli standard che cosa sono? Di fatto sono un mettersi d'accordo su delle proprietà di un qualche cosa. Allora, se noi facciamo un esempio e dico: questa bottiglia d'acqua contiene acqua potabile, abbiamo creato una convenzione per cui quando diciamo che l'acqua è potabile rispetta tutta una serie di regole e noi possiamo andare tranquilli. Allora, consideriamo che per esempio in Europa quella bottiglia d'acqua sia potabile perché contiene un elemento sotto il valore 10. Al di sopra per l'Europa sarebbe non potabile. In America la stessa bottiglia d'acqua con un livello di quella sostanza che da noi non è ammessa maggiore, ipotizziamo 20, e potrebbe essere considerata potabile. Allora, se noi facciamo un accordo sullo standard, significa che l'acqua che è potabile in America è potabile anche in Italia.
però quello che noi stiamo mettendo sullo stesso livello sono prodotti molto differenti. Quindi noi non dobbiamo giocare sugli standard e equiparare gli standard, ma dobbiamo equiparare le regole che ci permettono di dire che il contenuto di quella bottiglia rispetta le stesse specificità anche nell'uso. Questa differenza nei rapporti che stiamo trattando adesso viene in modo molto furbo fatto passare sottotono. Quindi si cerca sempre di favorire la reciprocità degli standard, ma non delle norme. E questo passaggio è in realtà invece molto delicato, e noi su questo cerchiamo sempre di tenere alta l'attenzione, perché se mettiamo davanti tutto la tutela del consumatore non possiamo essere transigenti, e quindi se qualcosa fa male, appunto basta, e ci ricolleghiamo agli OGM, alla carne pulita con le sostanze chimiche, agli animali clonati, a tutta una serie di prodotti che attualmente non trovano sbocco in Europa perché fanno male, non perché dal punto di vista commerciale non c'è un accordo, ma perché noi ci siamo già accordati che quelle sostanze, quei prodotti, quel modo di fare economia non è compatibile con la visione di tutela del cittadino che noi abbiamo. E questo poi si traduce anche su un altro aspetto molto fondamentale, quello di mettere davanti a tutto il commercio, il libero commercio, rispetto alla sicurezza. Allora io sono rimasto male quando ho scoperto che questo tipo di approccio mette in discussione degli elementi che per noi dovrebbero essere punti fissi, fermi, per esempio il chilometro zero. Se noi andiamo avanti sul TTIP in questo modo, dovremmo forse, probabilmente, rinunciare al concetto di chilometro zero, perché questo concetto può essere portato davanti un arbitrato e essere considerato un elemento, una barriera al libero commercio. Il made in, l'indicazione in etichetta di cosa contiene un alimento piuttosto di dove è prodotto, anche questo elemento potrebbe essere considerato una barriera al libero commercio. Quindi noi ci troveremo in una situazione in cui non dovremo più sapere nulla per non disturbare i grandi attori di questo sistema, ed è una cosa assolutamente inconcepibile, una cosa su cui noi non dobbiamo transigere. Tornando al settore agricolo, se noi andiamo avanti su questo percorso, chi ne guadagna? Allora, noi come Europa in questo momento abbiamo un surplus di circa 9 miliardi di euro, se consideriamo quanto importiamo e quanto esportiamo. Noi siamo esportatori verso gli Stati Uniti, siamo esportatori di materia lavorata, non di materie prime. Per le materie prime è 1 miliardo, è una cosa abbastanza bassa. Gli Stati Uniti esportano in Europa per un valore di 9 miliardi, quindi partono da un livello più basso. Se noi stringiamo questo accordo, la nostra capacità di esportare aumenterà, si stima, del circa il 60%. La capacità di esportare dagli Stati Uniti in Europa aumenterà del 120%, quindi anche chi ne guadagna. E che cosa esporteranno? Esporteranno soprattutto materie prime, carne, che abbiamo visto che tipo di carne esportano, quindi clonata, con antibiotici, lavata con sostanze chimiche, cereali, per lo più OGM, perché non avranno tracciabilità in quanto non potrà essere indicato in etichetta, e prodotti elaborati dai cereali, quindi con la stessa problematica di contaminazione da OGM. Noi in che cosa potremo guadagnare?
Allora, si stima forse non tanto nel latte, perché lì non siamo competitivi sul prezzo, ma nel trasformato, quindi nei formaggi. Probabilmente vino, olio, a certe condizioni zucchero, e fondamentalmente qua si ferma il grande mercato sull'agroalimentare. Andremo a perdere drasticamente su quello che riguarda frutta e agrumi e succhi di frutta, perché adesso abbiamo ancora delle, insomma, forse uno dei pochi settori dove abbiamo delle barriere doganali a protezione, altrimenti il mercato europeo ne verrebbe danneggiato pesantemente. E quindi su cosa andiamo a perdere? Su quei valori fondamentali che rendono l'Europa indipendente dal punto di vista alimentare. Noi, in cambio di presunti guadagni economici, stiamo rinunciando, o vorrebbero che noi rinunciassimo, alla nostra indipendenza agroalimentare, alla nostra capacità di sopravvivere dal punto di vista proprio fisico. Quindi questo accordo sta mettendo in discussione degli elementi fondamentali su cui non ci dovrebbero essere indecisioni, ma purtroppo non è così. Io credo di aver segnalato gli aspetti fondamentali, e ribadisco un altro concetto che è già stato anticipato, che in tutto questo bilanciamento per cui questo accordo sembra che prometta solo guadagni, nessuno fa analisi per invece di quello che noi perdiamo. Perché se gli Stati Uniti iniziano a immettere sul mercato europeo tutti questi prodotti che adesso non ci sono, il loro spazio occuperà spazio che adesso invece fa parte del mercato interno, del mercato europeo, e a questo seguono posti di lavoro, segue tranquillità economica delle famiglie e segue tutto quello che è la sicurezza dal punto di vista del vedere avanti. Cioè, noi stiamo per l'ennesima volta, anche in questo accordo, trattando l'Europa come se i suoi cittadini dovessero diventare, adesso pare brutto dirlo, il terzo mondo di qualche cosa, ma una popolazione da spremere in modo disomogeneo, dove chi ha da perdere continua a perdere sempre di più e chi in questo momento magari è una posizione più forte guadagnerà sempre di più. Quindi una disuguaglianza sociale che non sarà assolutamente a tutela dei molti. Grazie. Ha già detto tantissime informazioni, io cerco di tirarla a somma e dare qualche altro esempio. Allora, una questione è l'armonizzazione, quindi parole chiare. L'armonizzazione, cioè l'armonizzazione al ribasso. Se ci sono regole più lasche in America, varranno quelle regole, e se ci sono più regole più lasche in Europa, varranno quelle regole. Quindi meno controlli, meno qualità dei cibi, meno controlli per le medicine, la salute e gli appalti. Quindi è tutto a nostro discapito. Noi, cioè, questa è Europa che contestiamo, Europa che non ci dà lo spazio di esprimerci su certe decisioni. Chi ti ha detto di andare a discutere questo trattato? Ci hanno chiesto qualcosa? A chi abbiamo dato mandato di discutere questo trattato? Perché non lo discutono loro, che sono nostri rappresentanti eletti, ma lo discutono altre persone in stanze chiuse? Quindi questa è la parte generale che non ci piace. L'hanno già accennato, la clausola ISDS, praticamente ci saranno degli arbitrati, dei tribunali chiusi dove ci sono degli specialisti, ma che sono legati sempre a queste aziende, a queste multinazionali, che decideranno chi ha ragione nelle contestazioni che può avere una multinazionale con i singoli stati. Quindi voi pensate, ci saremo noi da consumatori senza più grossi diritti, che magari ci troviamo contro la multinazionale e lo Stato che si schiera con la multinazionale, perché la multinazionale ha una potenza molto più forte della nostra. Quindi esempi ce ne sono adesso, ce ne sono in Canada, in Quebec, hanno fatto per esempio causa perché lo Stato diceva i cittadini non vogliono che vengano usate, fatte trivellazioni, che si vada avanti con fonti fossili,
e si faccia fracking. In Italia in questo momento l'abbiamo fermata questa cosa. Bene, la multinazionale, in nome di accordi fatti con gli USA, ha detto: no ragazzi, qua io voglio farlo, voi se no mi ponete una barriera, io faccio causa allo Stato per 250 milioni di dollari. Lo Stato secondo me cosa fa? Ascolta i cittadini che stanno protestando col cartello davanti ai punti di trivellazione, oppure ascolta i 250 milioni di dollari che gli arrivano come multa e che saranno decisi da persone probabilmente anche compiacenti legate a quel settore? Ecco, questo è quello che ci si prospetta ormai, ma in qualunque settore. E questo è uno dei punti fondamentali, perché non solo abbassiamo il livello di controllo, ma gli mettiamo in mano un'arma che è imbattibile. E quindi non vale più la Costituzione, non vale più lo Stato, quello che decide uno Stato che rappresenta i cittadini e che deve tutelare i nostri interessi, ma vale l'interesse solamente dell'azienda. Questa è follia totale, a mio avviso, neanche a mio avviso. Parliamo di altri esempi. Allora, ci dicono che il TTIP potrebbe darci una mano anche sull'energia, quindi potrebbe consentire l'arrivo di petrolio, di gas dall'America. Allora, così non dipendiamo più dalla Russia. E qui ci sarebbe anche da fare un discorso, magari lo fa meglio dopo, sulle guerre che ci sono in giro per il mondo per queste risorse. Ecco, questo è completamente falso, perché l'America ha spinto per appunto procurarsi gas dal fracking. Queste produzioni di gas hanno dei picchi nei primi anni, quindi in questo momento fanno vedere che hanno magari un surplus di gas. Dopodiché crollano, quindi non ci sarà una sovrapproduzione americana che può consentire all'Europa di essere indipendente dal gas russo o dal gas africano. Inoltre non abbiamo neanche le strutture in questo momento né sulla costa americana né sulla costa europea per degassificare o rigassificare il gas in quantità tale da renderci indipendenti o comunque fornirci una quantità di gas sufficiente. Petrolio, vediamo il petrolio, stanno anche investendo, stanno anche facendo appunto utilizzo di delle sabbie bituminose, fanno dei danni ambientali mostruosi in Nord America. Anche qui l'America, gli Stati Uniti, non ha indipendenza, importa da sola il 40% mi pare del petrolio che utilizza, se non sbaglio, siamo su queste cifre, quindi non ha, ha necessità di importare come potrebbe darcene a noi. In più noi abbiamo una qualità di carburanti, grazie alle nostre regole più stringenti e che quindi inquinano meno, molto più alta rispetto a quello americano. Se anche avessero del petrolio da mandarci, delle benzine da mandarci, noi dovremmo importare delle benzine più sporche, dei carburanti più sporchi che aumenterebbero l'inquinamento. Parliamo di altri casi, le privatizzazioni potrebbero venire qua e dire che la scuola pubblica è una barriera. Io posso fare anche scuole private, non mi devi porre delle barriere. La sanità, iniziamo a mettere in discussione tutto, la gestione dell'acqua. Di fronte a certe cifre, a certe cause che poi si possono avere contro lo Stato italiano o contro altri Stati europei, e ha voglia di raccogliere firme a fare referendum per l'acqua pubblica. Cioè, poi lo Stato si piegherà al diktat della multinazionale di turno. Gli appalti, per andare veloci, gli appalti saranno aperti a tutte le aziende, e allora ce la farà a vincere l'appalto anche nel comune di Milano l'asfaltatore locale? O arriverà la mega ditta americana che riuscirà a creare delle sedi in tutta Europa con cui farà chiudere appunto tutte queste piccole aziende che non saranno più in grado di essere competitive? Ma su qualunque cosa, poi può succedere anche che l'azienda italiana riesca ad arrivare in America e prendersi una fetta di mercato, ma comunque noi siamo molto più tarati appunto su aziende piccole, quindi verremo schiacciati nella maggioranza dei casi su queste questioni. Sul cibo non aggiungo altro. Sulla sanità, noi abbiamo controlli molto più rigidi sulle medicine, sulla messa sul mercato dei farmaci prima che ci siano stati dei controlli. In America sono molto più semplici, molto più corti gli iter di approvazione. E quindi a quale ci arriveremo? A quelli più corti, a quelli più veloci. E quindi ci sarà un mercato, altro che il generico, si spingerà per il farmaco griffato. E magari testato molto meno, ma sarà pubblicizzato molto di più, e alla fine ci cascheremo, perché poi perderemo quella coscienza e quel livello di informazione che abbiamo adesso. Noi veniamo comunque da una zona, l'Europa, che
attraverso le sue vicissitudini, la sua storia, ha creato delle, queste che loro chiamano barriere, ma invece una conoscenza e un controllo sulle varie materie che ci danno la possibilità di tutelarci, e neanche in tutti i casi, cioè nonostante questo riusciamo a avere dei disastri anche dalle nostre parti. Figuratevi con un mercato completamente aperto, cosa non sapremo neanche più, non avremo più idea di cosa succede sulle nostre tavole, nella sanità, in qualunque settore. Nel lavoro, noi abbiamo sindacati, diritti sindacali, abbiamo conquistato vari diritti come lavoratori. In America tutto questo non c'è neanche la possibilità di diritto di sciopero, cioè, non ci sono tutte queste cose. A quale ci arriveremo? Sarà una barriera anche questa, perché l'azienda viene qua in Italia e ti dice: io in America non ce l'ho, quindi qua non è che mi puoi porre questo vincolo, perché mi viene a costare di più, perché devo dare il permesso sindacale, perché devo dare altre tutele al lavoratore che dall'altra parte non do. E quindi sei tu che mi dai fastidio, ti faccio causa se non mi togli queste barriere. Quindi sono tutti rischi, noi tendiamo a estremizzare, ma non c'è scritto da nessuna parte che questo non può avvenire. Dove è avvenuto, dove hanno fatto già questi contratti con altri stati, abbiamo visto perdere 700.000 posti di lavoro, per esempio con NAFTA, ci sono stati impoverimenti della parte sud del Messico, sono la parte sempre USA, Messico, cioè abbiamo visto che comunque sono andati malissimo. E quando li presentavano come tutti tempi, presentavano come la panacea di tutti i mali, finalmente si apre il mercato. Invece ci sono già dati, ci sono già esperienze pregresse, non è che partiamo da zero e chissà, magari sono loro che sono pessimisti, sai, il Movimento 5 Stelle pensa sempre male, no? Non lo pensa il 5 Stelle, lo pensa anche la commissione che ha fatto appunto dei rilievi contro a questo accordo. E volevo farvi ragionare anche, uscendo proprio solo dal TTIP, ma sul discorso di cosa sta avvenendo in Italia. Quindi avete visto che stanno man mano preparando la strada a questo accordo, perché hanno iniziato ad attaccare i diritti dei lavoratori con il Jobs Act, abbiamo iniziato a dire che i contratti nazionali non contano, i sindacati non contano, togliamo le tutele dei lavoratori, i lavoratori se le devono conquistare, ogni volta si riparte da zero. Quindi questo è un preparare e abituarci a quello che deve arrivare. Con lo sblocco Italia togliamo controlli, semplifichiamo la strada a chi deve venire a distruggere il nostro ambiente, togliamo i cavilli burocratici. Ma allora nella normalità, se ti tolgo i controlli, se ti tolgo i cavilli burocratici, mi aumento i controlli, perché ti dico sì vai avanti, fai pure, però poi se ti becco che sbagli qualcosa ti faccio prendere. Invece stiamo solamente spianando la strada alle speculazioni. Quindi se lo guardate nell'insieme, la paura è che si stia preparando questa cosa. Quando adesso vorranno rivedere anche il codice degli appalti, non vorrei che iniziamo a semplificare anche lì. Iniziamo a preparare la strada a far entrare le grandi multinazionali americane anche negli appalti statali, ci ritroveremo da tutte le parti. E ampliando ancora di più il margine, alla fine di quest'anno noi avremo un grande incontro internazionale a Parigi. E sarà il grosso incontro sui cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici sarà l'incontro storico in cui tutte le nazioni si troveranno e dovrebbero stabilire dei vincoli di inquinamento, di emissioni, sulla resilienza, sulla mitigazione a livello planetario, per far sì che non si superino i 2 gradi di aumento della temperatura. E cosa può comportare il TTIP su questo accordo? Cioè, poi magari ce lo contesteranno, soprattutto già questo accordo sarà difficile da fare. Se noi andiamo nella direzione del TTIP e non teniamo in considerazione invece cose molto più importanti, che sono appunto la storia dell'Europa che ha posto certi vincoli, che è la prima nella battaglia per i cambiamenti climatici, cioè noi ci scordiamo che se tra 20 anni non avremo agito, ma con fermezza e con molte anche rinunce su tutti questi settori che il TTIP va a toccare, noi non saremo qui a discutere di libero scambio, saremo qui a discutere di chi ha l'acqua, chi no, ci spareremo uno con l'altro, perché poi ci sarà da ridere con gli egoisti che devono trasferirsi in Africa perché non avremo più territori coltivabili nel nord Italia. Cioè,
ci sarà una guerra mondiale per le risorse se noi non riusciamo a rientrare nei parametri per i cambiamenti climatici, perché ci sarà uno sconvolgimento a livello mondiale che non abbiamo mai visto e che non abbiamo controllato. E noi stiamo pensando invece di liberalizzare il mercato, di non controllare niente, perché nel nome di che cosa? Di uno scontro con la Russia, con la Cina, con l'India, perché dobbiamo mantenere il mercato, perché dobbiamo mantenere il dollaro forte, perché dobbiamo rimanere attivi. No, iniziamo a pensare a che siamo un pianeta, che siamo tutti insieme e che forse vogliamo essere qui anche tra 50 anni e non pensare a come sopravvivere tra 50 anni. Pensate dal punto di vista della sovranità energetica, tutto parte da lì. Mattei, ad esempio, si dice che venne ucciso perché voleva far fuori gli intermediari che trattavano il petrolio con il mondo del Nord Africa, perché lui si recava direttamente da amministratore delegato dell'ENI, si recava direttamente a trattare per avere delle agevolazioni, e lui sosteneva che senza far questo l'Italia sarebbe stata come un gattino sbattuto a destra e a sinistra dai cani che tenevano il potere a quel tempo. E guarda caso, tra l'altro, di recente l'amministratore delegato di Total, un francese, muore in condizioni, datemi il complottista su questo, però muore in condizioni strane, perché un incidente aereo non ancora molto chiaro, e dopo aver dichiarato che non c'era motivo di commerciare il petrolio in dollari. Il processo che viene chiamato di dedollarizzazione è un processo che oggi sembra quasi l'unica alternativa, e per questo viene osteggiato in modo violento dagli Stati Uniti d'America. Se ci pensate, oggi il mondo ha un nuovo colosso che racchiude in sé 2/3 della popolazione mondiale, che sostanzialmente è Russia, Cina e India. Da soli fanno 2/3 di tutta la popolazione del globo. Pensate cosa significherebbe se questi paesi, come hanno iniziato già a fare, iniziassero a discutere di dedollarizzazione, ovvero di utilizzare non più il dollaro come moneta, diciamo, di scambio, di libero commercio, ma una loro moneta, non so, si pensava a rublo, non si pensava a qualunque altra cosa. Questo fa molta paura. Dall'altra parte, quindi, sono gli Stati Uniti che per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti si trovano in una situazione di debolezza. Aggiungo che la Cina detiene gran parte del debito pubblico americano. La Cina, se volesse, potrebbe mettere in gravi condizioni gli Stati Uniti d'America. E allora l'Italia dove sta in questa condizione? L'Italia è tornata a essere quel gattino di cui parlava Mattei. Perché da una parte gli Stati Uniti, che sono oggi rappresentati semplicemente dalla NATO, nel senso che è inutile che ci pigliamo in giro, la NATO da quando è stata concepita ha persino cambiato lo statuto, ma la NATO sono gli Stati Uniti d'America, che guardate caso si è spinta fino ai confini con la Russia, perché quello che ci hanno raccontato essere una rivoluzione quasi spontanea in Ucraina, con poi l'occupazione di questi cattivoni della Russia e di Putin, altro non è stato che la reazione della Russia di aversi arrivare la NATO ai confini, perché c'era stato un tacito accordo che aveva poi creato l'interruzione della guerra fredda, che era quello di ognuno sta a casa sua, ma non mi porta da nato sotto casa.
Putin, che era un fesso, quando ha visto, ha affiutato la situazione come si stava evolvendo, ha reagito. E secondo me ha reagito anche poco, perché è consapevole del fatto che la comunità europea, o meglio gli Stati Uniti e quindi la comunità europea, non vedono l'ora di poter reagire. Cosa, perché parlo di questa situazione, che poi è quella della quale sono più interessato in quanto commissario di politica estera? Perché questo è esattamente dove si va ad agganciare tutto ciò che oggi è rimasto di quella che è la nostra sovranità. Se c'è una cosa, lo dico da anti-berlusconiano convinto, che fece di buono Berlusconi, era quello di capire che il mondo stava cambiando. Lui lo faceva per interessi personali, perché prendeva la stecca su ogni cosa che faceva, ma capì che non era più possibile affidarsi soltanto ad alcuni interlocutori dal punto di vista energetico, e quindi avviò un processo di relazioni one-on-one con Putin da una parte e con Gheddafi dall'altro lato. Poi Gheddafi lo vendette per un pugno di voti, condannandolo a morte. Putin, che è un ex carfagitino, si è fatto fregare sostanzialmente. Ma costruì con Putin quei rapporti più o meno segreti, che portavano alla costruzione del cosiddetto South Stream, quindi questo canale che scavalcava l'Ucraina. Guardate un po', già a quei tempi c'era questo progetto di scavalcare l'Ucraina per portare il gas direttamente in Italia dalla Russia senza l'intermediazione dell'Ucraina, che già a quei tempi diventava, nonostante i russi l'abbiano sempre vista Kiev come la capitale della Russia, pensate un po', diventava già in realtà un ostacolo in quanto sempre più vicina all'Unione Europea. E l'alternativa al gas del South Stream, come diceva poco fa Massimo De Rosa, è quello che viene chiamato il gas l'energia, diciamo, da fracking, quindi tutto ciò che viene dagli Stati Uniti, che non è sostenibile per N motivi, che sicuramente costa anche di più rispetto, oltre che per la qualità, comunque costa di più rispetto a quello che è il gas proveniente direttamente dalle fonti naturali. L'Italia in questa circostanza avrebbe una grande opportunità, perché in ogni momento di crisi internazionale chi è libero e chi è furbo, e noi italiani tendenzialmente siamo abbastanza furbi, abbiamo una grande opportunità. Se non fosse che chi ci governa grazie al fatto di essere stato messo in vita gli stessi poteri che oggi dovremmo contrastare. E faccio questa premessa per dirvi, per ricacciarmi la domanda che ho fatto all'inizio: quanta sovranità abbiamo? Quella energetica di fatto l'abbiamo persa, perché noi non siamo liberi oggi di contrattare, di scegliere il miglior venditore, come in un normale mercato, per i nostri approvvigionamenti energetici. Lasciamo stare tutto quello di cui potremmo parlare ore sulle energie rinnovabili, sull'autosufficienza energetica, che dovrebbe essere quello al quale tendere, ma in una situazione come quella attuale, in cui non andiamo in quella direzione, quantomeno dovremmo pensare a far pagare meno possibile la bolletta agli italiani, mettiamolo in modo spicciolo, e non lo stiamo pensando assolutamente. E poi c'è quell'altra sovranità fondamentale, che è la sovranità monetaria, e anche lì siamo schiacciati da quello che in una conferenza fatta questo venerdì alla Camera dei Deputati abbiamo definito l'Europa del Marco, che non è vero che siamo nell'Europa dell'Euro, siamo nell'Europa del Marco in questo momento, e il caso di Siriza è eclatante. Io che come tanti ripongo, non voglio dire ancora riponevo, ma ripongo tanta speranza nel fatto che, non che Siriza o che Podemos esistano, ma che dei movimenti anti-austerity e antisistema stiano nascendo o esistano già. Chiaramente mi sono posto una domanda sul perché Varoufakis, il ministro della finanza greco, avesse accettato questo piano, però mi sono risposto: diamogli ancora un po' di fiducia, perché in effetti se tu hai la pistola puntata alla tempia, se riesci a dire a chi te la sta puntando dammi 4 mesi e poi mi spari, è comunque meglio che morire oggi. Questa è stata la mia risposta, e vedremo cosa succede. Vero è anche che da sola la Grecia non ce la potrà fare mai, come non ce la farebbe da sola l'Italia, come non ce la farebbe da sola la Spagna o il Portogallo. E ci metto anche la Francia in questo, perché non se la passano bene neanche loro, e la Germania inizia finalmente a capire quanto da soli non si riesca comunque ad andare avanti, perché se tu fai terra bruciata attorno a te, come tutte le leggi del mercato, se non hai domanda non puoi neanche vendere. E allora c'è una... l'Italia in questa circostanza è l'unica che ha un governo totalmente cieco rispetto alle possibilità che avrebbe, come dicevo prima,
E noi rappresentiamo in questo momento l'unica forza politica credibile, perché poi anche la Lega fa finta di dire le stesse cose che invece non ha fatto per gli ultimi 20 anni. L'unica forza politica credibile che continua a parlare di sovranità. Io credo che oggi sia importantissimo centrare tutto su questo concetto, sul concetto di sovranità. Perché? Perché essere liberi, come dicevo prima, di stampare moneta come di scegliere la propria politica estera, come di scegliere la propria politica energetica, fa sì di poter ottenere il meglio per il proprio popolo. Vero è che, come si diceva poc'anzi, come diceva Marco Zullo poco fa, tutto il mondo, anche dei tassi doganali per le importazioni e esportazioni, quel mondo lì è un mondo parecchio complicato, perché non possiamo neanche sostenere la linea del ciò che produciamo in Italia deve essere consumato in Italia. Il chilometro zero è un concetto bello ma complicato, infatti ora si parla molto, secondo me anche in modo giusto, di chilometro utile più di chilometro zero, ma siamo in una realtà che ci vincola a dei rapporti bilaterali, io lo dico da commissario di politica estera, per i quali non puoi assolutamente imporre soltanto la tua linea, però torno a dire, devi essere sovrano di poterla imporre. È sulle esportazioni di merci, non l'abbiamo fatto. Se pensate al caso dell'Ucraina e della Russia, per tornare a quell'argomento, l'Europa sotto mandato degli Stati Uniti ci ha detto di applicare delle sanzioni alla Russia, chi ci è andato fregato siamo sempre solo noi, perché la Russia ci ha applicato delle controsanzioni per i quali il danno correggete i ministri sbagli sono circa 4 miliardi in un anno per l'Italia, perché una delle grandi forze che abbiamo è esportare in territori relativamente vicini come quello russo le nostre materie prime. E allora dobbiamo tornare a occuparci della nostra sovranità. Dal punto di vista economico ne abbiamo parlato, dal punto di vista della politica estera ne abbiamo parlato, tra l'altro avranno una buona opportunità, io credo che i ragazzi qui del Parlamento Europeo potrebbero anche non sapere chi sia la Mogherini, che dovrebbe essere il nostro ministro della politica estera europea, nessuno ne ha sentito parlare, nel senso che è stata anche commissariata, poi magari questo lo potrebbero raccontare loro, gli hanno tolto una parte dei ruoli che doveva avere. E ci hanno venduto questo ruolo, anzi Renzi ha venduto al paese questo ruolo come un ruolo di grande onore, avere il ministro degli esteri europeo. Peccato che l'Europa non ha una politica estera comune, quindi quando tu alla Germania, alla Francia, a chissà chi dai i ruoli di ministro di bilancio e tutti gli altri ruoli fondamentali, al di là di quello degli esteri, capite bene che non serve assolutamente a niente. Oggi parlare di sovranità significa anche dover parlare di cosa vogliamo essere da grandi, nel senso che hanno ragione quelli che ci dicono voi fate un referendum sull'euro, se dovesse uscire come risposta usciamo dall'euro, come si fa a uscire dall'euro rimanendo nell'Europa? È una domanda lecita. La risposta però è che ci vuole volontà politica, quello che dicevamo con uno slogan che sembrava quasi stupido durante le elezioni europee, batti i pugni sul tavolo. Cioè la volontà politica di dire è vero che è tutto complicato perché oggi l'Unione Europea è come creare un'azienda, è un insieme di trattati, di accordi che la tiene in piedi, e quindi uscire dall'euro significherebbe rimettere in discussione tutto, la presenza stessa in Europa. Però se c'è la volontà politica, e considerando che rappresentiamo ancora la quarta potenza europea in termini di peso specifico, si può sedersi a dei tavoli e discutere in questi termini. Ovvero cambiamo le cose oppure non ci stiamo, perché sarebbe veramente impensabile continuare ad andare in questa direzione. E io lo vedo anche ai banchetti stamattina, quando tu dici alle persone firma per il referendum sull'euro, ti dicono ma se usciamo dall'euro succede questo, questo e questo, è quello che mi dicono succede, è quello che già sta succedendo dentro l'euro, e non capiscono quanto drammatico sia questo. Cioè, noi dobbiamo ripensare a tutto in una chiave di sovranità, in una chiave di popolo, di nuovo centrale sulle scelte. Ma il problema che abbiamo fondamentalmente è che ci hanno totalmente anestetizzato. Io leggevo l'altro giorno questo libro che ci ha regalato Gianroberto Casaleggio a tutti i portavoce, ci ha mandato per Natale. Ed è un libro di Calamandrei, riporta le lettere di Calamandrei, gli interventi fatti. O degli interventi fatti durante nella fase post-costituente,
in cui lui si pose una domanda fondamentale: non abbiamo altro la Costituzione? Ma la Costituzione è un foglio di carta, e dice chiaramente: se la lascio cadere a terra è un pezzo di carta morto. Cosa dobbiamo fare ora? Dobbiamo creare quella consapevolezza che la carta costituzionale va fatta vivere, e per farla vivere va capita e va curata. E c'è un passaggio che io trovo assolutamente attuale, che riguarda il peso che hanno le persone nel far vivere la carta costituzionale, che oggi significherebbe far vivere anche la nostra sovranità, che dice: però vedete, la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta. La lascio cadere e non si muove, perché si muove bisogna ogni giorno di metterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica. Lui la chiama desistenza, che veniva proprio dall'opposto di quella che era stata la resistenza dei partigiani. L'indifferentismo politico, che è, non qui per fortuna in questo editorio, ma spesso in larghe categorie di giovani, una malattia dei giovani. Io credo che noi dovremmo partire da questo, perché quando noi facciamo battaglie come quelle che ci hanno portato dopo 2 anni ad attivare il fondo di microcredito per le imprese, o a parlare di reddito di cittadinanza, o a parlare di energie rinnovabili, o a far fuori i lobby del farmaco, tutte queste battaglie enormi, sappiamo che è qualcosa di lontanissimo, perché è complicato arrivare a quello. Già per fare il microcredito, dove mettiamo semplicemente dei soldi nostri, ci hanno fatto sudare 2 anni. Però se si svegliassero gli italiani, se non ci fosse l'indifferenza alla politica, questo sarebbe molto più facile come processo. E allora dobbiamo partire da lì. Io credo che tutto il lavoro che facciamo, sia dal punto di vista degli attivisti che dal punto di vista di noi portavoce, che dico con sincerità, oggi siamo anche pagati per farlo, e quindi quando lavoriamo 12 ore al giorno è un nostro dovere. Però partiamo da qui e ricordiamo sempre a tutti che la sovranità oggi è l'unico obiettivo che abbiamo. E quando vi dicono è tutto complicato, l'euro bisogna mantenere, la crisi, succede un casino, eccetera eccetera, noi dobbiamo sempre ricordargli che i 20 anni che abbiamo vissuto fino ad oggi ci hanno già portato tutti guai che dicono che potrebbero esserci in futuro. Quindi per farlo però bisogna partire da chi oggi non si è scoccato le mani con quello che abbiamo creato, e siamo soltanto noi, purtroppo. Dico purtroppo sinceramente, io vedo di buon auspicio, per questo vi dicevo prima, il fatto che nascano dei movimenti politici con la stessa finalità nostra, quantomeno sulla carta, poi vedremo nei fatti, in tutta Europa, e sia con i ragazzi del Parlamento Europeo che noi in Italia stiamo cercando di avere dei rapporti con questi gruppi per far sì che ci sia un collettore comune che ci porti a veramente ottenere quello che diciamo sempre anche in campagna elettorale, che diciamo sempre, ovvero di scavalcare l'ideologia, andare oltre e puntare a un obiettivo comune. Perché io credo che un obiettivo comune non si possa raggiungere avendo allo stesso tavolo persino Movimento 5 Stelle, Podemos e Marine Le Pen. Non importa quello che c'è al tavolo, l'importante è quello che c'è all'obiettivo finale. E proprio questo venerdì, diceva, abbiamo fatto noi un incontro dove avevamo al Parlamento italiano i rappresentanti di tutti i paesi dell'ALBA, l'ALBA è l'alleanza dei paesi del Centro Sud America, che scavalca l'ALCA, che era quell'alleanza con gli Stati Uniti d'America. E ci hanno raccontato una grande verità, ci hanno detto: quando siamo nati sul principio di sovranità, e quindi eliminando gli Stati Uniti d'America che controllavano completamente i paesi del Centro America, ci hanno attaccato in tutti i modi, ci hanno dato le basi, ci hanno detto che eravamo pericolosi per la stabilità democratica del continente, ma noi siamo andati avanti, e ora fanno 10 anni, e i paesi dell'ALBA hanno tutti dei trend in crescita, ma non crescita soltanto di quello che noi chiamiamo PIL, che è un concetto che deve essere superato, ma crescita di quello che è il loro statuto, che dice su una società più equa, giusta e centrata sull'essere umano. Noi possiamo arrivare a quello, dobbiamo fare un gran lavoro di coordinamento tra noi e tra tutti quei movimenti politici che sono in giro per l'Europa, che tendono a questo tipo di sovranità. Noi ci siamo, i ragazzi del Parlamento Europeo ci sono, siamo tutti orientati in questa direzione, facciamo ognuno la sua parte, tanto chi è da quella parte oggi, domani sarà da questa parte, l'importante è che abbiamo un obiettivo comune tutti, e sono sicuro che ci possiamo riuscire, però basta, ci vuole tanto impegno e andare sempre verso l'obiettivo senza perdersi in fronzoli come quelli che provano a metterci con i bastoni tra le ruote ogni giorno, parlando di argomenti che sono chiaramente di distrazione di massa, come
le coperture su quella proposta. Si può fare tutto, basta avere la volontà politica di farlo, e noi questa volontà politica ce l'abbiamo fino a che oggi non sappiamo dove siamo arrivati. Grazie a tutti. Credo che si passino una fase di domande, quindi se qualcuno ha... Faccio una, faccio un'altra. Come facciamo? Sì. Dite anche verso chi è, così ci facilita la voce, la specifica, diciamo. Allora, il microfono, scusa Mario, il microfono ce l'ho io, indicazione tecnica per permettere a più persone di fare più domande possibili per loro la possibilità di rispondere, vi chiedo la cortesia di non più di 2 minuti, la domanda e basta, quindi senza preamboli, senza piccoli monologhi, cortesemente, e io passo attraverso le sedie. Allora, chi... partiamo da lui. Faccio, sì, grazie. Faccio l'avvocato del diavolo. Abbiamo parlato di sicurezza delle persone, quindi abbiamo parlato in questo caso di differenza tra l'America e l'Europa. Che cosa mi dite degli studi epidemiologici che dicono che noi che abbiamo tanti controlli, io facevo il lobbista a Bruxelles, che cosa mi dite del valore dei nostri controlli, cioè noi stiamo meglio degli americani perché abbiamo più controlli rispetto a loro che ne hanno di meno? Grazie. Io le dico solo un dato: negli Stati Uniti abbiamo 3.000 casi di morti per intossicazione alimentare all'anno, in Europa ne abbiamo 90. Negli Stati Uniti ci sono 300 milioni di abitanti, in Europa 500 milioni. Quindi direi che la proporzione già la dice lunga. Grazie. Ciao Filippo. Volevo sapere sulle tempistiche del TTIP, cioè a che punto siamo, quando in teoria, soprattutto loro come pensano, andrà in vigore, e una protezione, faranno pure anche un'assicurazione contro i danni che noi abbiamo al TTIP, un'assicurazione contro le malattie che ci provocano il TTIP, visto che ci saranno anche le lobby delle assicurazioni, è una battuta. Vorrei monopolizzare le risposte. Allora, per quel che riguarda la tempistica, allora, teoricamente doveva essere negoziato tra fine 2015 tutto il processo di approvazione da parte del Parlamento europeo e eventuale ratifica, dico eventuale, adesso spiego il perché, degli Stati membri nel 2016 per entrare in pieno funzionamento nel 2017. Gli Stati Uniti in questo momento, almeno a detta dei negoziatori, stanno un po' rallentando, quindi molto difficilmente sarà conclusa entro la fine dell'anno per quel che riguarda il punto di vista degli Stati Uniti, che sono molto più interessati a concludere prima del TTIP e l'altro accordo con i paesi asiatici, mentre gli europei sono ben intenzionati ad anticipare. Quindi qui è una cosa particolare. Il TTIP nasce ed è stato originato dalla volontà degli Stati Uniti, ma in questo momento chi vuole accelerarlo sono gli Stati europei, la Merkel in primis e comunque Renzi ben a volta. Quindi questi sono i primi tempi. Il discorso sulla ratifica degli Stati membri, allora il processo vede che il trattato viene negoziato e concluso dalla Commissione europea. Arriverà un draft, una bozza noi per l'approvazione, non lo possiamo emendare, cioè il testo viene così come arriva, non lo possiamo approvare o non approvare a livello di Parlamento europeo. Dopodiché, normalmente questo tipo di trattato è un accordo misto, cioè che non tratta esclusivamente di dazi doganali, l'unione doganale, che invece è una competenza esclusiva dell'Unione Europea, per cui sarebbe immediatamente efficace all'interno di ogni Stato membro, dovrebbe essere ratificato all'interno di ogni Stato membro. Basterebbe un unico Stato che si opponesse a questo tipo di ratifica per far decadere l'intero accordo, perché l'accordo è tra Unione Europea e Stati Uniti, non è un multilaterale Stato per Stato con gli Stati Uniti.
La cosa strana è che noi in questo momento abbiamo un accordo che si chiama CETA, che è praticamente la stessa cosa del TTIP, ma negoziato tra Unione Europea e Canada, già concluso, che dovrebbe essere in Parlamento per la discussione e l'approvazione o il veto da parte del Parlamento, ma è bloccato in questo momento dalla Corte di Giustizia Europea proprio per la questione se deve poi essere ratificato da ogni Stato membro oppure no. Il che è assurdo, in quanto il CETA è esattamente come il TTIP, quindi comprende tutto il discorso sulle barriere non tariffarie, la clausola di SMS, quindi non c'è nessun motivo per cui non debba essere ratificato dagli Stati membri. Eppure è in discussione alla Corte perché qualcuno vorrebbe far passare questo tipo di accordi senza la ratifica degli Stati membri, perché sarebbe molto pericoloso, basterebbe un unico Stato per farlo decadere. Quindi i tempi non sono, secondo me, così brevi. Si sarebbe dovuto concludere entro la fine dell'anno, non credo, secondo me andremo lunghi nel 2016 e quindi ricadremo tutto secondo me di un anno. Una delle cose che non abbiamo detto questa sera che è molto pericolosa è la questione del regolatorio. In realtà il trattato indicherà alcuni principi base, poi dovrebbe essere istituito un cosiddetto comitato regolatorio che comprende esponenti di entrambe le controparti, discutere in totale autonomia tutti i dettagli di queste armonizzazioni regolatorie, e questa è una cosa pericolosissima, cioè lo faremo, cioè tutto questo tipo di armonizzazione avverrebbe dopo il trattato, cioè fissate alcune linee guida delle regole entro le quali non si dovrebbe passare, poi il vero lavoro tecnico verrebbe svolto successivamente e in assoluta autonomia, senza nessun tipo di controllo e senza nessuna possibilità di opporre resistenza. Quindi queste sono altre cose che lo rendono estremamente pericoloso. Un'altra domanda? Allora, due minuti ce li ho. Allora, io dico questo, tenete duro intanto sulla sovranità nazionale, scusami qualche considerazione perché rigidamente fate le domande, mi sembrano un po' sforzato. Detto questo, tenete duro su questo, non ritenete che per caso, oltre alla filiera del caos che avevamo e quindi poi si è aggiunta quella dell'ISIS, questa non è un'altra filiera del caos? Questa è la domanda. E non ritenete opportuno che a queste filiere del caos bisogna rispondere anche voi stessi? Scusate, io sono un po' critico, ma per costruire, anche voi stessi, secondo me, non dovete cercare di semplificare, portare a dibattito la ragione, e se ci riusciamo anche cultura e qualità, non ritenete, se no, cioè se non semplifichiamo, secondo me il messaggio diventa ancora caos, diventa confusione. Cioè questo è un po'. Io avrei altre cose da dire, ma siccome è stato impostato fare la domanda, ecco le quali domande. Se ho capito bene, allora la questione è che terrorismo, cioè qui siamo in mezzo al terrorismo, questo è il problema. Allora, c'è un problema di fondo, da quando siamo lì in Parlamento a Roma, come loro nel Parlamento Europeo, cioè, la questione è che non si discute nel contenuto delle cose, perché sennò sarebbe gioco forza darci ragione, perché noi prendiamo semplicemente, non è che arriviamo davanti, prendiamo come voi buon senso, ma che poi spesso è supportato da basi scientifiche, diciamo, guardate, la strada è un'altra perché ci dicono anche i dati scientifici, le informazioni, tutto quello che abbiamo, per renderlo semplice, ci dicono tutti che dobbiamo andare in un'altra direzione perché stiamo seguendo questa direzione. Eh sì, ma se il dibattito dice fate solo le domande e invece non fai delle considerazioni, a voi non arriveranno mai i messaggi positivi del dibattito. Ma se ci sono poche considerazioni, poche domande, secondo me si può iniziare a fare anche le considerazioni. No, ma non è che c'è un problema. Però era per chiarire che spesso non si va a discutere nel contenuto delle cose e su base scientifica, ma semplicemente ci sono delle posizioni politiche oppure delle posizioni di lobby che attraverso la politica impongono un volere su tutto il Parlamento e su tutti i rappresentanti. Ed è semplicemente questo. Quindi spesso ci troviamo in difficoltà perché succede anche ai comitati di
dimostrano, che ne so, su una grande opera che è inutile, portano i dati per la loro tesi, dimostrano che i costi sono maggiori, che non c'è necessità di traffico, che ne so, per il TAP, che ci sono dei danni ambientali, eppure si va avanti lo stesso. Quindi lì non è più questione di spiegarti dei dati scientifici, darti una direzione diversa, lì è questione che da una parte ci sono delle lobby che devono andare avanti e il guadagno, l'interesse economico, dall'altra parte c'è l'interesse dei cittadini e del bene comune. Noi ci schieriamo sempre dalla parte del bene comune, però non è così il dibattito politico. Anzi, il dibattito politico non parla neanche di questi temi, ma va in TV con delle slide a parlare di tutt'altro, che non sono priorità, non sono necessità, non sono cose richieste, e tra l'altro presenta una cosa e poi ne vota tutt'altro qualche mese dopo. Quindi siamo in questa impasse. Noi continuiamo a lottare, a cercare di fare informazioni su tutti questi dati, e c'è una distrazione però dei mass media che è difficile da combattere. Perché quando presenti, facciamo un esempio, da Buona Scuola, e fai vedere delle slide, abbiamo probabilmente un 40-50% della popolazione italiana che crede che sia già attivo e che ci siano delle, che questa cosa è già stata fatta. Invece è tutta una presentazione di qualcosa che quando arriverà a essere compiuto probabilmente sarà stato stravolto e magari non sarà più neanche condiviso da altre persone. Ok, tocca a Alessandro. Dell'impatto sulla salute e sull'ambiente, cioè la deregolamentazione chiaramente spaventa molto i cittadini. E c'è un dibattito molto forte in Europa, e laddove non si parla di PIC quasi in nessun modo qui in Italia, in realtà all'estero il dibattito è molto acceso, i media ne parlano, raccolgono anche le nostre dichiarazioni, ciò che io dico normalmente in commissione viene raccolto dalla BBC, mentre no, assolutamente non viene assolutamente raccolto qui in Italia. Devo dirvi che io personalmente confido molto nei paesi che non siano l'Italia, e a riprova di ciò la posizione del Parlamento, mentre era dichiaratamente pro TTIP, o perlomeno della Commissione Commercio Internazionale, che è la titolare del dossier, mentre era dichiaratamente pro TTIP prima dell'inizio del dibattito, in questo momento il presidente e quindi il redattore principale del dossier, che è un tedesco socialdemocratico, ha presentato una relazione di indirizzo alla Commissione Europea su come il Parlamento si pone nei confronti del TTIP, e lo devono assolutamente tenere in considerazione, decisamente equilibrata, quasi condivisibile. Questo proprio perché la pressione pubblica tedesca è stata talmente forte che, a differenza dei nostri politici, che normalmente se ne strafregano di quello che gli elettori dicono e pensano, anche perché hanno altri poteri che ritengono ben ancorati alle loro poltrone, i politici, non dico che siano migliori dei nostri, ma quantomeno sono intrusi, cioè da loro quando qualcuno fa qualcosa di sbagliato di solito si dimette e non viene premiato dalle consultazioni elettorali successive. Quindi c'è stato un indirizzo abbastanza forte, e direi che insomma su di loro possiamo ben sperare. Su questo rispondo anche a qualcuno che ha chiesto chi ha dato il mandato per negoziare il TTIP.
dispiace, purtroppo il mandato per negoziare il TTIP glielo abbiamo dato noi, perché il Consiglio europeo è formato dai rappresentanti dei 28 Stati membri e il Consiglio europeo ha dato mandato alla Commissione europea di negoziare il TTIP. Questo è l'esempio dell'antidemocraticità delle istituzioni europee. L'unico organo democraticamente eletto è il Parlamento europeo, tra l'altro una delle poche consultazioni dove ci sono anche i nomi delle persone, cioè si votano persone con il nome, non liste, non singoli politici, ma la parte esecutiva la fa il padrone, la parte esecutiva è fondamentalmente la Commissione e il Consiglio, che comunque dà l'iniziativa, e il Consiglio sono gli Stati, quindi in questo sono stati abbastanza compatti. Una domanda, Marco? Marcinoni. Per inciso, il presidente di Totalerg Maria Mosca appena dopo aver dichiarato là che era contrario alle sanzioni. Chiudo l'inciso, quindi una ragione più per avere qualche dubbio non complottista. La domanda è di scenario, non è di merito. Cioè io temo che nonostante l'ipocrisia democristiana che c'è in giro, alla fine questo trattato rischia di passare. O con o senza la fine degli stati si fa di tutto per evitarlo. Allora, a quel momento esistono degli strumenti giuridici già prevedibili per potersi disaccoppiare, brutta traduzione della Repubblica, da questo vincolo, da questa gabbia e riacquisire la sovranità, oppure l'unica via giuridica che si prospetterebbe sarebbe l'uscita dall'anti-Europa? Se noi come Stato non fossimo anche in Consiglio potrebbe decadere se l'Italia si dimostrasse non d'accordo su punto di vista, è che l'Italia è assolutamente favorevole, quindi qui questo è un problema politico, nel senso chi ci sarà al governo nella misura in cui si arriverà alla ratifica finale del negoziato, perché diversamente è un trattato, da un trattato non si esce, tutti i trattati sono vincolati. Facciamo conto che si faccia questo trattato nei termini più negativi, dopodiché noi andiamo al governo, possiamo fare qualcosa. Esatto. È lo stesso discorso, allora, fondamentalmente i trattati vincolano gli stati, li vincolano per sempre, e questa è una delle grandi cose assolutamente antidemocratiche, perché il trattato ti dice come si entra, ma non ti dice come si esce. È lo stesso discorso dell'euro, no? L'euro prevede le modalità di ingresso, ma non prevede le modalità di uscita. Non possono essere messi in mano ai tribunali. Il discorso è che fondamentalmente così, la domanda dovrebbe essere se io esco e cosa faccio, mandate in carica, questa è la questione. Cioè se io come Stato di uscire, quindi decido anche di uscire, non c'entrate niente, però e mandate in carica, questa è la cosa. Ed è chiaro che questa cosa, è chiaro che questa cosa poi bisognerebbe vedere che cosa succederà, però sarebbe una bella sfida, perché potrebbe dire che il Movimento 5 Stelle è il governo, perché sarebbe ognuno che ci guarderebbe a questa, a questo tipo di punto. Allora, Gianpiero Sciaroni. Lorenzo, faccio considerazioni come indicato dal signore. Scendo la domanda diretta, poi se volete posso eventualmente disporre un commento. 22 milioni di imprese, in meno quelle tedesche, come le facciamo muovere, o meglio, come le fate muovere? Perché questo trattato è la fase importante, naturalmente concepita per piani, dei quali tra l'altro avrete commentato solo alcuni aspetti di un piano, il conto, non il pro, e non naturalmente i derivati che derivano da questi piani progettuali. Quindi su questa base abbiamo un problema enorme, di cui l'Europa, l'Italia in particolare, non si interessa. Cioè noi abbiamo forza dei nostri PIL che possono andare in contrapposizione con le economie continentali nel momento in cui riusciamo a creare un'unità europea e un frazionamento, e da questa naturalmente otteniamo dei risultati anche nei trattati di diverso tipo. Quindi la domanda, la ripeto, come facciamo a far muovere 22 milioni di imprese? Allora, questo è uno dei punti che io ho trattato all'inizio, non so se voi avete già arrivati, è proprio il problema economico e l'impatto sulle piccole e medie imprese, quindi di questo abbiamo parlato ovviamente. Il TTIP, secondo gli studi, ma anche secondo chi come
come me ha fatto analisi d'azienda come lavoro, sviluppo delle piccole e medie imprese per 10 anni, è stato presentato come un'opportunità per le piccole e medie imprese e per le imprese in generale. In realtà già gli stessi dati, gli stessi studi ci dicono che non sarà una vera e propria opportunità. Quindi qui il dibattito e il modo di far muovere le imprese sarà la nostra capacità di riuscire a portare, a dimostrare a chi purtroppo invece sta cercando di far passare il messaggio contrario, che il TTIP non è una grossa opportunità e non lo sarà mai per le aziende, perlomeno non quelle italiane, ma neanche per la maggior parte delle aziende europee. Perché nella misura in cui si deregolamenta e si porta ad un livello molto più basso aziende che sono già abituate, che hanno già degli standard produttivi più alti, forse in alcuni casi potrà sembrare piacevole per l'imprenditore medio, che quando si dice ci sarà meno burocrazia, ci saranno meno vincoli, ci saranno meno problemi, apparentemente può suonare come qualcosa di positivo. Ma per l'azienda che invece ha già adempiuto determinati tipi di vincoli burocratici, ambientali, eccetera, che ha un sistema del lavoro, un costo del lavoro, una pressione fiscale di un certo tipo, competere con aziende che hanno invece sistemi completamente differenti non porterà nessun tipo di beneficio, questo dal punto di vista proprio della struttura dell'azienda. Quindi qui si tratterà di riuscire a muovere un messaggio proprio nei confronti degli imprenditori, che saranno quelli che saranno primi svantaggiati da un certo tipo di trattato di questo tipo, e poi la cascata ribalterà sui lavoratori e quindi anche dal punto di vista sociale. Il TTIP porterà a un'ulteriore depressione della domanda interna, e per interna intendo quella proprio dell'Europa, che poi era già iniziata in Italia con Monti che lo aveva dichiarato, no? Voi sapete che noi siamo passati ad avere un surplus nella bilancia commerciale con Monti, cioè ad aumentare le esportazioni rispetto alle importazioni, ma mica perché siamo stati più bravi, le nostre aziende sono diventate più brave ad esportare, semplicemente perché deprimendo la domanda interna e impoverendo i cittadini hanno smesso di acquistare e smettono di acquistare anche bene prodotti che arrivano dall'estero. In questo modo, deprimendo la domanda interna, noi abbiamo diminuito le importazioni. E questo è quello che succederà nuovamente, e forse porteranno anche dei dati positivi dicendo vedete che con il TTIP le cose vanno meglio perché esportiamo di più, certo se poi importiamo di meno, cioè se compriamo di meno dei nostri prodotti, però poi compreremo molto probabilmente dei prodotti di derivazione, questo lo dicono gli studi, non lo dico io. Lo studio della Commissione Europea dice che, e questo è un dato che ripeto, mi dispiace soltanto che questo sia arrivato dopo, che incrementeremo il PIL in 10 anni dello 0,5%, quindi è un dato veramente minimo, è praticamente un errore statistico lo 0,5% in 10 anni, ma dice anche che perderemo 1.300.000 posti di lavoro senza definire dove. Quindi questo chiaramente ci saranno gli squilibri, perché? Perché ci sono aziende che manterranno salda la loro capacità di esportare negli Stati Uniti e la rafforzeranno. Segnatamente le industrie automobilistiche, questo 20% di produzione di macchinari negli Stati Uniti, noi portiamo la maggior parte dei macchinari che loro utilizzano nell'automotive, la meccatronica, l'automazione industriale, le semplici macchine utensili sono prevalentemente di derivazione europea. Allo stesso tempo diventeremo preda della loro industria alimentare, parlando di agroalimentare. Qualcuno dice che l'agroalimentare italiano crescerà del 15%, non si capisce bene le stime di che cosa, su che cosa si basa, no? Ma il 15% delle imprese agroalimentari, anche in questo caso, saranno sempre le stesse e solite note aziende che producono alimenti negli Stati Uniti che sono particolarmente apprezzati come la pasta, un produttore tra tutti sempre lo stesso. Alcuni tipi di insaccati, vorrei ricordarvi che la maggior parte delle aziende che producono lavorati del formaggio e dei prosciutti in Italia non sono aziende italiane, sono multinazionali, e quindi non saranno aziende italiane, che peraltro lavorano prodotti che non sono italiani. Quindi il settore italiano non avrà nessun beneficio, se non per piccola parte. Il settore vitivinicolo, ammesso che nella bilancia commerciale italiana abbia un'importanza così rilevante, che non ce l'ha, pur essendo assolutamente da difendere come
comunque da difendere, una bottiglia Supreme negli Stati Uniti è già italiana, nicchie di mercato dove il prezzo non sono la cosa fondamentale. Allora, come dobbiamo muovere queste 22.000 aziende? Che dobbiamo farvi capire che in realtà, nonostante gli si dica che si sta lavorando per loro, si lavora sempre per le poche centinaia di aziende che invece avranno dei grandi benefici. Multinazionali del farmaco che nella deregolamentazione europea avranno tutto da guadagnare, multinazionali quindi non soltanto americane ma anche europee, perché noi abbiamo delle grandissime multinazionali in Europa, Bayer e così via, che avranno sicuramente tutto da guadagnare. Le piccole e medie aziende, mi dispiace, hanno tutto da perdere. Per sfatare un mito, noi continuiamo a dire che appunto il mercato in Europa, in Italia in particolare, è ormai depresso, bisogna per forza ampliare i mercati, andare su altri settori. Noi, dai dati che abbiamo, potremmo lavorare anche solo per il mercato interno, con tutto il lavoro che ci sarebbe da fare. La questione è dove dirottare i fondi statali, gli aiuti statali, e dove incentivare il lavoro. Se noi continuiamo a incentivare, l'ho detto varie volte negli incontri che facciamo, noi continuiamo a incentivare solo le grandi opere, le trivellazioni, perché in modo indiretto noi sovvenzioniamo le trivellazioni, la ricerca di gas, perché questi signori hanno delle franchigie su quanto estraggono, per esempio, ogni anno sia sul mare sia sulla terraferma, e quindi tutta la prima quota che estraggono è gratuita. Non pagano tasse, non pagano royalties su questa quota, ecco, si portano a casa un guadagno netto, e questi sono tutti aiuti indiretti, non è che dobbiamo considerarli. Se noi tutti questi soldi che andiamo a buttare in questi settori che sono morti ma che sovvenzionano la politica purtroppo, li usassimo per sovvenzionare le fonti rinnovabili, noi avremmo la creazione di migliaia di posti di lavoro. Qui si vede sempre lo scuolo, ma la questione è che abbiamo calcolato i dati che ci hanno dato loro: con 1 miliardo investito in trivellazione, una di opere, creiamo tra i 4 e i 700 posti di lavoro. Con 1 miliardo investito in qualificazione energetica degli edifici, 17-18 mila posti di lavoro. Se noi investiamo in controllo di dissesto idrogeologico, quindi piccole opere che quindi aiutano le nostre piccole imprese sul territorio, e sono opere diffuse, ma quelle che servono, non come le vasche di laminazione che vogliono fare qua a Nord Milano. Ecco, se investiamo su questo creiamo 7.000 posti di lavoro, se investiamo in fonti rinnovabili come il fotovoltaico creiamo 5.000 posti di lavoro. Allora decidiamo dove vogliamo investire questi soldi. Io ho visto l'altro giorno, ci hanno dato un rapporto sulla legge obiettivo, siamo tipo all'8% dell'esecuzione delle opere della legge obiettivo, parliamo di svariati miliardi investiti in queste opere. Noi continuiamo a fare queste opere come la Brebemi sono vuote, cioè ci sono andato l'altra sera perché sono andato dai ragazzi di Treviglio e ci siamo trovati su una strada completamente abbandonata a se stessa, non c'era nessuno. Cosa fanno? Adesso daranno dei soldi ancora per fare un'ulteriore pretella che dovrebbe risolvere il problema che la strada è vuota e non viene utilizzata. Poi si dice che il problema era Terno, che non è stata finita. Insomma, sono opere che hanno ricevuto da quando tra Tempre, Bevite, De Montana, Romonza, da quando io sono in Parlamento, cioè 2 anni oggi, hanno ricevuto intorno ai 2 miliardi e mezzo tra defiscalizzazione e sovvenzione. Se questi soldi che dicono non ci sono, dicevamo per il reddito di cittadinanza, insieme a qualche altro soldo che abbiamo speso per il F35, probabilmente la copertura, altro che non è, se ci avanzava anche qualcosa. Allora dobbiamo decidere dove vogliamo spendere i soldi, è solo quello. Poi se veramente tutelassimo il Made in Italy, se andassimo a prendere per le orecchie le aziende che prendono sovvenzioni qua e vanno poi all'estero a delocalizzare, qui siamo intervenuti dicendo che devono negare i fondi grazie al Movimento 5 Stelle, questo è passato, però ci sono ancora tanti scamotaggi che utilizzano le aziende meno rispettose, diciamo, del nostro paese, pensano solo agli interessi dell'azienda. La possibilità c'è, il mercato interno c'è, possiamo sviluppare il mercato appunto al chilometro utile, chilometro zero, tornare a un'agricoltura, a recuperare tutti i territori che sono stati abbandonati, utilizzare pienamente il patrimonio artistico che abbiamo, ma ne abbiamo 1000 da pensare, e invece andiamo a pensare a fare a
accordi internazionali che ci portano via invece le peculiarità del nostro territorio. Questa è la follia. Sembra sempre di fare dei discorsi etici, morali, che poi non stanno né in cielo né in terra. No, no, abbiamo i dati e questi dati dicono che abbiamo ragione, quindi a questo punto non ve la raccontano più, non ve la devo raccontare più neanche a voi. Quello che dicono sono delle grandi balle. Anche solo per il petrolio e il gas non abbiamo giacimenti che ci possono dare l'indipendenza dall'estero, anche solo in Italia. Adesso vi diranno fare i pozzi nel vostro territorio perché così raggiungiamo l'indipendenza dall'estero. No, il ministero, lo stesso ministero dice che abbiamo da 9 mesi a 5 anni massimo di fabbisogno interno. Tra 5 anni, se abbiamo investito in quello, andremo di nuovo a mendicare in giro dell'energia. Se tra 5 anni invece abbiamo investito per 5 anni sulle fonti rinnovabili, probabilmente avremo un 20% ancora di dipendenza dall'estero. Allora andiamo lì a incidere, andiamo lì a investire, come sta facendo gli Stati Uniti. No, non so se avete visto, siamo in Italia, hanno detto, stanno facendo investimenti per arrivare al 2050 a essere indipendenti tutto da fonti energetiche rinnovabili. Allora, questo è il futuro, questo crea un mercato interno, questo crea dei posti di lavoro. Se non li vogliamo creare, allora prendiamo un giro ancora gli italiani e diciamo che dobbiamo dipendere dagli altri e spendiamo quello che abbiamo, tanto alla fine poi questi scappano quei soldi e ci lasciano girare in mano. Domanda? Domanda? Sì, grazie. Mi viene da ridere perché Beppe Grillo qualche anno fa sul blog aveva scritto che i programmi energetici delle altre nazioni sono da qui a 30 anni, da qui a 50, noi per quelli che siamo nella merda. Quindi, e questo mi ricollego al tuo intervento. Invece volevo capire che se gli stati membri dell'Europa sono vincolati da questi trattati internazionali, quindi dobbiamo sottostare a queste regole, volevo capire qualcosa di più sulle etichettature, cioè forse Eleonora, se questo trattato dice qualcosa sull'etichettatura alimentare, tipo OGM, visto che ci sono delle normative, sì. Questo trattato non dice ancora nulla perché è in corso di negoziazione, non c'è un trattato, c'è un negoziato. Alla fine del negoziato avremo un trattato che ci dirà qualcosa su questa cosa, su ogni argomento. Io posso dire qual è l'indicazione, diciamo, le voci che ci dicono. Gli Stati Uniti non la vogliono la tracciabilità, non hanno mai voluto e non vogliono le etichette, così come non vogliono le dì, chiaramente. Poi su cose più tecniche, chiaramente non vogliono essere. Ah, sì. No, in realtà sì, esattamente come diceva Tiziana, si tratta ancora di negoziare, quindi la famosa convergenza normativa che si sta ricercando sui vari piani, sui vari ambiti, è ancora tutta in fase appunto di negoziazione, quindi si vedrà cosa riusciranno a far convergere e cosa no, perché appunto partendo da punti così diversi è ben difficile che non avvenga quindi un abbassamento, diciamo, del livello di protezione di standard che abbiamo noi. E che peraltro appunto è già abbastanza alto, e per esempio l'esempio degli OGM, noi già ad oggi sui prodotti che contengono una percentuale fino a 0,9% di organismi geneticamente modificati è necessario e obbligatorio riportarlo nell'etichetta, quindi abbiamo già oggi questa regola che chiaramente è quanto di più lontano da ciò che in realtà si vedrà cosa riusciranno a partorire. E rimanendo sempre nel tema dell'etichettatura, diciamo che c'è la gentile richiesta da parte dell'Europa agli Stati Uniti di ripensare a quello che viene definito sonorità italiana, perché un altro grosso problema è che negli Stati Uniti ci sono un sacco di prodotti che hanno un nome che apparentemente sembra italiano e quindi adesso inducono in errore consumatori statunitensi, un domani indurranno in errore il consumatore europeo, però siamo a questi livelli di gentile richiesta. Pensate che esiste il prosciutto di Santa Nera in Canada, perché ci sono le famiglie che si sono trasferite chiaramente negli Stati Uniti decine di anni fa, che hanno iniziato un'attività commerciale, che hanno delle aziende che producono prosciutto di San Daniele, perché se mi chiamo San Daniele dico il nome, deve chiamare San Daniele canadese. Il
Parmesan, eccetera. E non avendo poi la tracciabilità, tu non sai da dove è stato prodotto, da dove arriva, e questo è il grosso problema. Devo dire che in Ancetta c'è la possibilità, però anche lì limitatamente a questi due o tre prodotti che sono particolarmente problematici, ci sono delle tutele abbastanza forti per noi, però soltanto limitatamente a questi due prodotti, non in generale. Ok, adesso una lettura. Intanto grazie per questo incontro che ho trovato interessantissimo. Dopo avermi ascoltato sono proprio contento di avervi votato. Non ci avete dato slogan o tweet, ci avete portato informazioni, fatti, ragionamenti, esempi. Abbiamo capito che questo TTIP, per come lo stanno cucinando, non ci conviene. Non conviene alle imprese, non conviene ai consumatori, non conviene ai cittadini. Come pensiamo, visto che siamo in minoranza, sia in Italia sia in Europa, di rendere queste cose che ci avete raccontato di pubblico dominio, perché l'opinione pubblica le sappia e perché si crei un movimento, non solo in Italia magari, ma proprio a livello europeo, di maggiore consapevolezza sui danni che potrebbero venire all'economia europea e come riuscire ad ostacolare questo trattato? Allora, in realtà non sono così pochi in Europa quelli che si stanno dimostrando contro il TTIP. Come dicevo prima, io confido molto in loro più che negli italiani. Per quanto riguarda invece l'Italia, noi non abbiamo grandissime armi. Si incomincia adesso un po' a parlarne. Io ne ho parlato sulla Rai, su Rai 2 domenica mattina e sabato mattina alle 9:30, quindi chiaramente in orario non ci vede assolutamente nessuno. Però un pochino iniziano a parlare, prima o poi forse se ne parlerà di più. Di sicuro, essendo poi un argomento particolarmente tecnico, non particolarmente semplice, e essendo comunque le grosse forze politiche a favore, in realtà è contraria anche la Lega, per motivazioni, sì, la Lega è decisamente contraria al TTIP, per adesso, poi vedremo se fanno le alleanze con Forza Italia, magari poi cambiano idea, se fanno un accordo con Forza Italia, poi magari cambiano. Per il momento sono contro, per motivi puramente protezionistici per quelli che sono i loro vantaggi. L'informazione persona su persona in questo momento è l'unica arma che noi abbiamo a nostra disposizione, un'altra è quella di supportare a livello trasversale e apartitico la campagna Stop TTIP che esiste in tutta Europa, ha anche in Italia una sua organizzazione, chiaramente è una campagna di una società civile, quindi non ha un colore politico e normalmente fa un'informazione come quella che stiamo facendo noi, fanno serate di questo tipo, io sono spesso invitata a fare incontri anche con loro, ci sono anche Sisto Alberto Zorati, tante persone che ne fanno parte, che sono bravissimi oratori, e l'informazione fatta in questo modo, capillare persona per persona, è la cosa migliore. Con la responsabilità per chi è già così bravo di sprecare una domenica pomeriggio, di sprecare ovviamente in modo sarcastico, una domenica pomeriggio invece che andare a stare con la propria famiglia o seguire i propri hobby qui ad informarsi, allora se abbiamo una responsabilità già così forte, di prenderci la responsabilità di informare ognuno almeno 4-5 persone ogni volta su questi temi. Non sembra, ma è un effetto moltiplicatore che porta sempre più persone a prendere consapevolezza. Noi comunque non ci torniamo, continuiamo a parlarne. Io sto diventando matta, giriamo, cioè ogni settimana almeno 2 o 3 interventi come questi li faccio. Quindi non sarà tanto, però di sicuro è il modo migliore per far sapere veramente le cose a tutti quanti. E molto spesso, guardate, li faccio anche i contraddittori, e sono quelli che preferisco, dove ci sono esponenti del Partito Democratico e di Forza Italia, che sono divertentissimi, perché loro non soltanto non sanno niente, ma parlano per slogan elettorali e vengono normalmente smentiti, massacrati. Pensate che addirittura quando sanno che devono avere a che fare
Buonasera. Io non ho nulla da dire, sono più che a favore, anche perché ho scoperto una sintesi di questo genere. Quei signori con questo contratto si coltellano come nel settore finanziario, giocano rialzo ribasso, comunque alla fine guadagnano. E quindi in questo caso, voi italiani non volete accettare le nostre normative che sono inferiori ai vostri livelli di sicurezza, Stato devi pagarmi i danni che hai arrecato alle mie aziende. Allora, quindi qui non è il problema. Diciamo che il problema riguarda, scusami se non mi ricordo il nome, il problema nostro è quello di avere la possibilità di avere la maggioranza e quindi di essere al governo. Allora non è un problema vostro, perché siete bravi. Così come io, partendo da zero con 5 Stelle, mi sono migliorato, ho fatto tante cose, il problema è quello di convincere tutti. Per me noi non siamo al governo per colpa di coloro che non hanno votato, nauseati, e io ne ho tanti di amici, che magari poi mi chiamano per telefono, in effetti mi danno anche delle idee. Purtroppo non hanno fiducia. Non sono stato capace di invitare quello con cui ero a pranzo, quindi qui va bene, era più bello di me, perché si sarebbe reso conto della vostra qualità. Mi spiace, speriamo che siano tanti che rivedranno in streaming, così potranno avere la convalida di come sappiamo operare. Grazie. Il problema quindi è noi nei confronti della maggior parte degli italiani che queste cose, ma più che altro non riesco neanche a capire di coinvolgersi. Ho scoperto questo: su Milano c'è la zona 9 che era considerata la più valida come gruppo, li ho approcciati, poi ho scoperto perché, cacchio, qui ci sono i problemi a parte il Seveso, ma di due quartieri da recuperare, al centro ormai è tutto consolidato, non c'è niente da modificare. Bene, lì ho capito che sono giustificati coloro che abitano in quella zona come inquilini. Porco Giuda, se non gli piace più la zona, cambiano zona oppure cambiano città. Ma chi ci abita? Quelli non si preoccupano. Quindi, alla faccia della sovranità, giustamente, quindi allora dobbiamo sensibilizzarli. Difatti è la domanda che vi porrò. In quanto tutti i signori che sono al banchetto sono visti dagli altri, ma questi qui sono come certi preti di quello che... la domanda riguarda 5 Stelle. Desidererei... Partite col primo, poi gli altri tre. De Rosa lo conosco, quindi è inutile, perché se non c'è conflitto di interessi. E poi l'ho messo in crisi una volta, per cui giustamente, e sta avvenendo adesso, siete voi che al limite potete anche comunicare a noi qualcosa dall'altro e quindi noi dialogare, non aspettare che noi si proponga. La domanda è questa. Allora, il problema di tutti coloro che sono i banchetti, secondo me, della DD hanno una sua idea. In effetti la DD è, in fondo alla scala delle 5 Stelle, l'ultimo gradino. Vorrei chiedere a voi, cioè la scala della... cioè noi viviamo la democrazia diretta più delega, è l'ibrido che stiamo vivendo adesso, per cui dopo si fa ancora del politichese a tutto spiano, e noi molte volte ci lasciamo coinvolgere anche nei metà. La domanda è, diciamo che 6 mesi fa abbiamo vinto la maggioranza, abbiamo vinto le elezioni. Adesso mi dite la posizione di ognuno di voi nei confronti di quella situazione, avendo avuto la maggioranza, com'è la vostra posizione nel contesto o del 5 Stelle o dello Stato. È chiaro che alla fine qualcuno, partendo dal fondo, magari può tornare indietro in modo che di fronte a qualsiasi situazione saranno in grado di gestirla, come se fossero veramente dei grillo. Perché Grillo per fortuna ha fatto questa affermazione l'ultima volta a Roma. Voglio che molti di voi siano, perché noi abbiamo due situazioni: colui che si mette nei panni di Grillo e cerca di capire come affrontare, e chi viaggia solo in funzione del debito, dato che la maggior parte della gente no, è così. No, lascia perdere, tanto io sono quello che ha lavorato meno di voi anche questa sera. Grazie, grazie. Provo a vedere se prendo la domanda. Se fossimo nel governo, però 2 anni fa, non 6 mesi fa. No, perché diciamo che 6 mesi fa abbiamo già le prossime come elezioni. Come avremmo interpretato il concetto di democrazia diretta? Questa sì, sì, voi che ruolo avreste? Perché è chiaro che siamo noi il Parlamento. 5 secondi ci vuole. Certo. No, ma secondo me, io ne parlavo stamattina con una persona che è venuta al banchetto in corso Buenos Aires, che era la classica persona che guarda la televisione e fatto la testa tanta sul fatto che i due capi comandano loro, eccetera, eccetera, eccetera. E io faccio un esempio concreto. C'è
cioè dico che anche umanamente parlando abbiamo votato in Parlamento oltre 10.000 volte ormai, e Massimo lo sa, se facciamo a volte 100 voti in 2 ore, se avessimo dovuto avere un capo che ci dice cosa votare, fisicamente non avremmo potuto votare, potremmo stare lì nella confusione più totale. La democrazia diretta è un percorso complicato perché lo Stato italiano non è disposto verso la democrazia diretta. E mi spiego, la risposta alla domanda è: avremmo delle difficoltà. Perché? Perché noi possiamo avere un livello di democrazia diretta che va da noi cittadini fino al Movimento 5 Stelle, ma dal Movimento 5 Stelle fino a dentro il Parlamento c'è un gap giuridico, c'è un gap regolamentare che è quello dato dalla non esistenza della democrazia diretta nei principi della Costituzione italiana e dei regolamenti soprattutto della Camera, che è la cosa più grave, perché poi spesso il regolamento della Camera è ancora più restrittivo in questi termini della Costituzione stessa. Quindi la domanda va invertita: come implementerete le strutture tali per avere la vera democrazia diretta quando sarete al governo? Questa è. E la risposta è: riforma costituzionale fatta verso la democrazia diretta, tant'è che in quella che abbiamo recentemente votato abbiamo inserito tutti i principi nostri di democrazia diretta, tutti inseriti come emendamenti, non è passato manco uno. E l'altra, modifica dei regolamenti di Camera e Senato per far sì che i cittadini, che in questo caso dico gli onorevoli, diventino veramente portavoce del popolo. Per farlo devi modificare il regolamento della Camera, modificare la Costituzione negli articoli che riguardano il vincolo di mandato e una serie di cose che vanno attuate. Questo è come... Abbiamo ascoltato che avete fatto tutte le leggi, però a questo punto è chiaro che i cittadini italiani sapranno che non avranno bisogno di intermediari. Cioè noi adesso stiamo soffrendo il fatto che abbiamo fatto... Esatto, e la risposta per me è semplicissima. Io dico quella mia, ma questa è la mia proprio... Io sono convinto che in una democrazia sana e funzionante il cittadino non debba necessariamente, vi dico una cosa forte per la nostra mentalità 5 Stelle, il cittadino non debba necessariamente occuparsi di politica, la dico così in modo molto forte, deve essere anche libero ogni tanto di farsi gli affaracci suoi, ma deve avere una certezza che l'istituto Stato fa sì che se io dico A in campagna elettorale o faccio A o me ne vado a casa. A quel punto il cittadino è protetto nella scelta che ha fatto, poi quello che si vuole occupare di politica avrà modo più diretto per farlo, ma chi non se ne vuole occupare non sarà preso in giro in campagna elettorale e poi abbandonato. Quindi questo è poi il concetto tradotto: riforma dello Stato in modo tale che quello che dici in campagna elettorale diventi poi attuato davvero, altrimenti dove in questa società è permesso il libero gioco degli individui. È chiaro che la democrazia diretta moderna sarà possibile attuarla grazie alla teleinformatica che ci permetterà, o sì o no, va bene. E siamo in domani in cui vedremo il come applicarla quando arrivi alla possibilità di modificarla, perché poi ci sono vari modi di applicarla. Adesso come adesso, per andare in concreto, non ci sono proprio neanche i tempi per applicare la democrazia diretta, perché effettivamente noi ad oggi non sappiamo bene il calendario di questa settimana, che si modificherà di ora in ora, di giorno in giorno, e che improvvisamente arriveranno dei decreti, ci verrà chiesta un'opinione, e tecnicamente è impossibile con dei lavori organizzati così andare a chiedere alla popolazione, anche solo agli attivisti, anche solo al vicino di casa, cosa ne pensa di una cosa che abbiamo saputo anche noi 5 minuti prima. Niente, io sostanzialmente vi ho fatto effettivamente una domanda a cui non ho ricevuto una risposta. Non ho avuto neanche la possibilità di replicare, Non intendo entrare nel merito, le do solamente questo indirizzo, potrà anche essere utile. Quando si sviluppa un progetto a livello europeo come il vostro anche, necessariamente ci sono dei piani e dei livelli. A questi bisogna attribuire un valore e dare naturalmente a questi valori una continuità. È chiaro che se voi parlate di alcuni piani di questi, una parte, quindi solamente contro e non i pro, non si riesce naturalmente ad arrivare a risolvere il problema che essenzialmente ha riportato alle mie domande iniziali.
credo che questo aiuto che io vi sto dando sostanzialmente vi indico e vi consiglio di valutare un'azione, perché d'altra parte esiste un obiettivo, e l'obiettivo qual è in questo caso se non trovare la forza di contenere i mercati emergenti a basso costo, difficoltà di collocazione dei nostri prodotti sul mercato, eccetera, 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 posti di lavoro che mancano, economie che non crescono, quindi è quello che dice sostanzialmente. Quindi un trattato che ha fatto l'Italia senza nessun accordo, perché avete fatto l'opera senza accordarsi in nessuna forma, deve trovare una soluzione, perché se no diversamente, se non ci sono le analisi di sviluppare, naturalmente la soluzione per poter condividere i problemi che hanno. Ci sono altre domande? Quali sono le maniere che pensate di poter realizzare qualcosa di efficace veramente per tutti, insomma? Allora sì, è vero, il Parlamento europeo ha un ruolo, diciamo, allora sono tre attori principali dell'Unione Europea, la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e il Consiglio. L'iniziativa legislativa è proprio della Commissione Europea, che sostanzialmente è il governo, sostanzialmente è che dà tutto l'indirizzo, e l'iniziativa legislativa è propria della Commissione. Il Parlamento Europeo e il Consiglio vanno ad emendare una proposta legislativa della Commissione Europea. Quindi è vero che sicuramente il Parlamento ha un ruolo subordinato rispetto a quello della Commissione Europea, però è pur vero che la presenza con testo emendato e con i tavoli di negoziazione, nei famosi triloghi, che appunto sono questi momenti di discussione, di negoziazione tra i tre attori dell'Unione Europea, è fondamentale avere una voce forte. E molto spesso, peraltro, io questo è quello che ho visto poi fino adesso come esperienza mia personale, in tutti i dossier che abbiamo seguito sui temi ambientali, la posizione del Parlamento Europeo è sempre molto, molto buona. Chi mette di traverso e chi blocca molto il processo decisionale è il Consiglio, perché chiaramente è la rappresentanza dei singoli Stati membri, e con i loro singoli, le loro singole esigenze, i loro propri obiettivi anche interni di protezione chiaramente delle proprie realtà produttive, molto spesso si mettono di traverso e attuano quei famosi blocchi, diciamo, nel procedimento appunto legislativo. Quindi chi ha veramente un po' in questo momento il pallino della legislazione è un po' il Consiglio, che sicuramente ha un ruolo molto pesante, molto importante, e il Parlamento appunto di conseguenza però deve assolutamente il più possibile lavorare per emendare e partecipare a questi testi. E se ti iscrivi anche al nostro lavoro come singoli, e noi abbiamo, tutto sommato, non credevo, abbiamo un grande peso, perché tanto come rappresentanti italiani stiamo portando un'immagine dell'Italia che è diversa rispetto a quello a cui sono abituati gli altri, e questo può sembrare una cosa di poco conto, ma in realtà è fondamentale, perché poi viene preso anche come interlocutore. Quindi magari io come singolo peserò poco nel momento del voto, noi siamo 17, però mi rendo conto che all'interno della commissione in cui noi lavoriamo, io parlo del mio caso ma è equivalente degli altri, abbiamo un peso, perché la nostra coerenza, la nostra concretezza ha la facoltà di influenzare anche gli altri. Quindi di fatto poi la nostra voce viene amplificata, e se ragioniamo a lungo termine questo nostro atteggiamento è fondamentale per pensare a un progetto politico futuro dove veramente, se nasceranno altri
e altri movimenti sparsi per l'Europa, allora da qua a 5 anni potremo mettere sul tavolo un pezzo da 90 rispetto ad oggi, dove siamo entrati in Parlamento pensando che noi fossimo la Lega, tante chiacchiere e poca concretezza. Nel giro di 6 mesi abbiamo ribaltato questo pensiero senza ombra di dubbio, e io mi considero ancora un cittadino, mi sono ancora reso conto di essere con l'istituzione, come i miei colleghi veniamo interpellati, anche gli altri parlamentari che ci vengono a chiedere al Consiglio e ci prendono, io lo scopro per caso, come esempio, che da prendere appunto come esempio all'interno del Parlamento. Io incontro portatori di interessi e dico: guarda, siccome sto seguendo questo progetto, il parlamentare verde piuttosto che il parlamentare tedesco ha detto di fare riferimento a te riguardo questa tematica, e io sto semplicemente portando il buon senso all'interno delle istituzioni. Questo stiamo facendo noi, quindi vuol dire che l'interno di qualità e il fatto, quindi anche se siamo solo 17 pesiamo molto di più. Bravo. Un altro? Non ci sono domande? Vabbè, allora io ringrazio i partecipanti a questo evento di TDP, ringrazio la portavoce, ringraziamo chi ha organizzato la giornata e chi è venuto a utilizzare in modo migliore rispetto a.